Signori, signori, business signori. Suite policy, a.k.a. che Accademia potenza, è incredibile, sigla nuova, no, Riccardo non c'entra qui, ah no, hai lo tolgo, sì, abbiamo vinto comunque, buonasera, voglio far notare, buonasera, la sigla nuova tutto fatta senza l'aiuto di Sorgivo, voglio dire. Quasi tutta, le esplosioni sono di Sorgivo, quelle in bianco e nero, cioè proprio... posso fare una piccola critica ai registi? Io lo sapevo, sì. Prego. C'è pochissimo Impero Romano, pochissimo. Purtroppo abbiamo, allora, stavo cercando dei video originali dell'Impero Romano, però purtroppo pare che sia questione di copyright, non li puoi usare per le sigle dei canali di YouTube. No, guarda, abbiamo provato, cioè ci sono 100 euro al secondo, è un casino. Sì. Perché va molto quest'anno per quello. Sì, quest'anno è andato... Sei impennato. Madonna, ragazzi, Accademia dei Pugni riunita, il trio non succedeva da... Da quando? Ma no, cosa dice? No, prima dell'estate. Allora, amici, commentateci quando è stata l'ultima live che abbiamo fatto insieme, tutti e tre. Prima dell'estate. La nuova sigla è molto bella, ragazzi, è vero. Forse la vogliono rivedere, non lo so. Facciamola vedere di nuovo. Ma tanto dura un minuto e 37. Mettiamo i primi 10 secondi, vado? Basta, io posso far vedere la sigla in continuazione. Allora, devo dire che 10 ore di Accademia dei Pugni che mette la sigla. Allora, due cose. L'ultima volta che siamo stati tutti quanti assieme è stato l'altro Q&A che è stato 2 mesi fa. E seconda prima cosa... dell'estate. Sì, luglio. Cos'è stato? Luglio. Cardo? È agosto? Vabbè. Comunque, secondo, facendo la sigla, io ho pensato a un mio carissimo amico Stanley Kubrick, che purtroppo è venuto a mancare recentemente, e quindi poi non sono riuscito a metterlo in coda, però comunque la sigla sarebbe dedicata a lui. Anche allora, lui era un regista. A me è venuta un'idea. Sì. Io ho paura di dirvela in live, forse ve la scrivo su WhatsApp, per come deve... Non abbiamo una direzione per questa live, ma a me mi è venuta l'idea. No, veramente ce l'abbiamo. Abbiamo un sacco di domande su Instagram, scusami. Ah, no, perché io ho pensato, sai com'è, siamo tutti e tre. Che cosa, Diego? Dillo. Io penso di aver capito, ma voglio che tu lo dica e ti assumi le tue responsabilità. Dico solo che 4 minuti fa ha detto, no ragazzi, non vengo in live, tanto per... però vai pure. Sì. Ci sarebbe il primo video dichiaratamente storico di Morte Bianca. Bene. Va bene. Allora, no, però scusate. Allora per me si può fare. No. Però dobbiamo mettere, diciamo, un'asticella. Cioè, se non si abbonano almeno 2 persone o se non raggiungiamo i 40 in live, Morte Bianca se lo scordano. Morte Bianca se lo scorda, perché se poi lo scorda, Morte Bianca deve venire, deve abbonarsi lui. Cioè, voglio dire, sì, sarebbe anche carino se andate a spammare la cosa in tutti i gruppi del mondo, stanno per recuperare. Allora io direi, visto che Diego ha delle necessità impellenti e quindi neanche voleva venire per questi 2 minuti, no? E io, benché abbia la febbre, probabilmente salterà tutta quanto la settimana, sono comunque qui a fare le mie robe, direi di prima rispondere almeno alle domande. È vero. Marco? Basta. Ecco. Ma io allora, direi di rispondere prima alle domande su Instagram. Dopodiché, siccome teoricamente è un Q&A, ci impeglieremo a rispondere alle domande tutti quanti quelli che faranno domande in live, e nel mentre eventualmente faremo poi quella roba lì che hai detto tu, insomma. Allora, io per motivi di lavoro non ho seguito niente delle domande, quindi vado proprio così.
Lavoro, d'accordo. Allora, se, allora, vabbè, allora io le leggo, le leggo una a una. Vai, una a una. Allora, queste sono, diciamo, le, i, i luoghi comuni, i cliché, le cose sentite, sentite riguardo a storici e archeologi. Vai. Ok? Allora, partiamo da più studi storia, più diventi di sinistra. E poi, tra parentesi, giustamente ha scritto, ah, dimenticavo di Cardino, di Cardini. Poi. Più studi storia, più diventi di sinistra. No, aspetta, che dobbiamo fare, dobbiamo commentare, è una domanda? No, 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 è un luogo comune che io vi condivido e voi dite sì, è vero, non è vero, e poi fate una storia. Cioè, ci fate voi una storia. Ah, ok, no, perché io già... Poi, beh, facciamo un po' una carrellata così. Poi, gli archeologi bevono come spugne. Questo è facile. Poi, questa è una roba molto importante, ma non so se l'avete visto perché si riferisce a un meme. E, ed è del meme di Cattivissimo Me con la pistola che ti punta e dice se sei uno storico nominami tutti gli anni. Sì, è un grande poi, classico. Poi uno, uno dei nostri primi follower chiede se è vero che Diego sia fatto di formaggio. E un'altra credo di persona, sapere già chi è questo. Un'altra persona che dice che se è vero che non si capisce se storici, archeologi o entrambi hanno il pene esageratamente lungo. E altresì chiedono se è meglio avere un lutto in casa che un archeologo alla porta. Ok, sì. Qui c'è, fammi capire, queste sono tutte le domande che ci sono arrivate. Ne, ne abbiamo due carine che sono in chat. Cosa ne pensate della storia ambientale? Allora, no, allora, il resto, allora, il resto non è immondizia. Il resto non è immondizia perché io ieri, ieri per premunirvi, ho fatto un altro box di domande, altra cosa che voi non avete visto, dove io chiedevo... Dove chiedevo... prendesse il canale. Io ti dicevo parlando di format cose, però è, sono stato un po' frainteso perché io volevo sapere solo del format, però alcuni hanno portato avanti anche degli argomenti, quindi vi leggo anche questo. Quindi parlando del format che vorrebbero o non vorrebbero, uno dice reaction a Morte Bianca. Okay. Chiaro. È un po' contentato in pratica. Poi qualcuno chiede una puntata sui Borgia. Bello, poi, bravo. Altre saghe stile Cortés. Okay. Bravo. Una persona dice, a prescindere dal format, vorrei video più lunghi. Ah. Un altro chiede come argomento il vecchio West. Bello. Qualcosa sui conquistadores tedeschi. Non che ce ne siano, beh, non in realtà ce ne sono abbastanza. Un bel, e questo è un po' più articolato, sono tre messaggi per una persona sola, che dice, e io in realtà ho un discorso da fare, probabilmente questa roba qua, però, un bel video sui, sui gladiatori, virgola, su come non fossero solo degli schiavi di guerra, ma dello, delle star per il popolo, e prosegue. Quindi magari una serie di video che parlino di figure o personaggi storici che al giorno d'oggi vengano viste, ricordate in maniera diversa rispetto a come erano nel loro tempo, ok? E una persona molto così lapidario scrive più medioevo, qualcuno chiede qualcosa sul Bisanzio, e Accademia risponde stile Barbero era stato molto bello, siamo qui per questo effettivamente, un'altra persona dice Q&A a tema vostre vite, ok, le vite degli l'abbiamo altri. Fatto una volta però lo rifacciamo, sarebbe figo una serata in cui si parla di rivocazione storica. E io purtroppo sono l'unico che ne sa di, dei noi tre. E qualcuno chiede, e questo secondo me è verosimilmente la cosa che converrebbe fare, dei video sulle varie scuole storiografiche, come abbiano impattato sul tempo della, nel tempo, cioè inteso nella cronologia, sulla ricostruzione della storia. E questo, da quello che pare, è la roba più googlata su YouTube, tra l'altro. Potete crederci o meno. Un'altra persona chiede video di un'ora massimo su una, un unico avvenimento storico. Lui cita, per esempio, Israele e Palestina. Questa persona... Però è difficile definire un unico avvenimento storico. No? Poi, una persona che ha tutta quanta la mia stima, benché io non capisco bene quale sia la richiesta, chiede lore degli imperi ispanici.
No, top. E soprattutto, no, quello lo conosco, ho capito. E volevamo sapere seppure se ci facevi una tier list, grazie. Ah, voilà, tier list degli imperi spagnoli subito, spanici, anzi. Poi, rivoluzione d'ottobre, però per davvero. Sì, e questo è il Mardecante che si è scritta Sì, da esatto. solo. E poi mini monografia dei storici più importanti, si collega con quello di Okay. Eriks, diciamo prima. Iniziamo con le E domande? No. no, perché un'altra persona che invece ha scritto direttamente e non attraverso il box chiede, e questo com'è per Marco? Vabbè, ci rinnova i complimenti, eccetera, eccetera, e chiede se faremo prima o poi un video, anche breve, su come funziona la ricerca storica e il metodo accademico in generale post laurea magistrale. Secondo me sarebbe una cosa interessante che interesserebbe molti studenti di storia come me, eccetera, eccetera. Quindi anche questo, che magari si potrebbe unire alle cose. E dopodiché, questo non l'hanno scritto, ma è vero, più Corrado Malanga. Beh. È possibile. Beh, diciamo che già per chi segue i nostri social sul canale Discord c'è stato un evento Malanga questa settimana. Sì, questo è Va vero. ricordato. Ma stanno veramente facendo un sacco di domande. Sì, Corrado Malanga. Vogliamo iniziare con le domande? Sì, Vai. Dio, già scattato Ma comunque, non Marco. mi... No, comunque, cioè, no, sì, Allora, mi sento in cuffie. scusa, ho messo un bottone. Esatto, Da quale volete partire? no, le box, ripeti le box, io già mi sono dimenticato Allora, i tutto. box Prenderti appunti, quelli. no? Allora, il pene I box piccolo. erano No, Morgera Formaggio, archeologi sì. Pene ubriaconi, l'archeologo piccolo. funesto alla porta, studiare storia di Nominami sinistra. tutti gli anni e basta. Tutte queste erano tutte importanti, tutte domande. No, però Allora, una ve la lancio come provocazione. È vero che studiare storia fa diventare di sinistra, a parte Cardini? io ho una risposta molto seria a questa domanda. Vai. Allora, secondo me studiare storia fa diventare di sinistra la triennale e di destra la magistrale. Allora, Mi sono adesso me assolutamente la convinto. spieghi, adesso me la spieghi Dati perché tu empirici, ci Vets. sei. Ah, cioè lo hai No, sperimentato, non l'ho è che. osservato. No, io non conosco uno storico degno di questo nome che sia di sinistra. Come sarebbe a dire, scusami? Cioè, tipo Eric Thompson? Voglio dire, chi lo Chi conosce? lo conosce? Ah, Cioè, sì, giustamente, chiaro. ricordati, Scusa. Riccardo, che Diego si è fermato alle medie con i sussidi di storia. Perché con i No, sussidiari, non lo esatto. so, non lo, no, No, è una scusami, cazzata, però per al di stare là. nel mainstream, nostro nome tutelare Barbero. Barbero, No, allora, chiaramente banalmente. Barbero si definisce e non a torto comunista, però, beh, poi c'è Cardini che chiaramente credo non abbia problemi a definirsi di destra, ha anche un po' gravitato, credo che non si offenda neanche per questo, però Allora, sulla posso fare io una parte domanda che c'entra ma non c'entra? Neofascista, neofascisti lo volevo dire, fascisti. così lo mettiamo nei tag, giusto? Grazie, perfetto, grazie. Allora, io ho trovato un reel di Barbero, ok, in cui lui dice sta roba molto condivisibile, secondo me, che lo storico è quel mestiere che tu, andando approfondendo, ti rendi conto che i due bandi, diciamo, che si combattevano in un determinato evento, in realtà non c'erano i buoni e i cattivi, ma entrambi avevano le loro ragioni. Un po' questo è il discorso, no? Quindi lo storico non come giudice, eccetera. Poi io in questo momento sto leggendo la storia della rivoluzione russa di Trotsky, no? E ovviamente Trotsky si pone la questione, lui dice: Ok, io voglio fare un libro di storia, però come potete immaginare, io, cioè, letteralmente l'ho fatta io la rivoluzione russa, ok? Quindi non è che. E lui cita sto storico francese, che era un amantissimo da Clemenceau, che lui diceva che lo storico deve astrarsi, diciamo, dalla città assediata per abbracciare con il suo sguardo sia gli assedianti che gli assediati, no?
e Trotsky, per fargli la, il verso, gli dice che lui, sto storico, quando si è alzato, diciamo, dalle mura della città, lo faceva per fare la spia dei reazionari, e diceva Trotsky, io per conto mio so che in tempi di rivoluzione la testa è meglio tenerla bassa, sotto le mura, diciamo, piuttosto che alzarsi, ecco. No, io voglio... Ah no, scusami. E io adesso sto leggendo il libro e, cioè, al di là dell'empatia che posso provare per i rivoluzionari, che vabbè, ovviamente hanno tutti quanti i miei... il mio sostegno, stima, imperitura immortale, cioè, specialmente in tematiche così contemporanee, cosa diavolo vuol dire pensare che tutti e due avevano le stesse ragioni e non ci sono i buoni e i cattivi? Cioè, se noi consideriamo la storia come qualcosa di vivo, e lo consideriamo perché sennò sarebbe antiquariato, è chiaro che noi dovremmo pensare, o meglio, non è che dovremmo, pensiamo agli eventi politici dell'epoca come pensiamo agli eventi politici attuali nostri. Cioè, voglio dire, come fai a dire che, non so, alla riforma luterana, sì, effettivamente tutti quanti avevano le loro ragioni e non c'erano i buoni e i cattivi. Secondo me c'erano i buoni e c'erano anche i cattivi, in realtà. Cioè, questo perché tu sei un cazzo comunista. E il problema è che noi sappiamo chi consideri buoni in quella riforma, però vabbè. Chiaro, ma mi sembra naturale. Mi sembra naturale, chiaro. Cioè. No, mi sembra naturale che ciascuno lo pensi, dire. Allora, cioè, voglio dire, a me, quando leggo di Silla, cioè Silla per me è un mito incredibile, no? Diciamo, ah, beh, ma anche no, Mario, tutto sommato... Una cosa è che tu, come persona, pensi che Silla fosse insomma, un carattere che ti emoziona e che il... che ne so, e che il nazismo ha fatto anche cose buone rispetto a un giudizio morale che dai sulla schiavitù nel mondo romano. Una cosa è quando fai il mestiere di storico e tu hai la tua posizione morale su questi argomenti, la puoi dare come essere umano, ma non è la finalità del tuo mestiere di storico dire questi sono buoni e questi sono cattivi. No, ma è chiaro che non è la mia finalità, però a me sembra ipocrita dire no, io facendo lo storico non ho nessun tipo di... giudizio, perché è impossibile, al di là che è impossibile, cioè lo stai fingendo, perché non c'è un piccolo che dico... No, ti dico che poi magari ce l'andiamo pure a rivedere questo intervento di Barbero, però per esempio lui quando parla di politica attuale ha una visione del mondo chiarissima, tra l'altro molto, molto trasversale su alcuni temi, ed è questo il punto che voglio dire, secondo me che è uno dei superpoteri degli storici, la trasversalità, ora ci arrivo, però secondo me Barbero, nel senso magari sul passato, lui prende un po' l'insegnamento di Bloch che dice noi è ovvio che dobbiamo in tutti i modi avere l'ideale di ricercare la verità pur sapendo che c'è un peccato originale per cui la verità non riusciremmo mai a trovarla e ogni qualvolta, un po' come il principio di indeterminazione di Heisenberg, la tocchiamo più da vicino, quella verità un po' ci sfugge, no? Ok. Però, se questo è vero, Barbero, quando deve dire le rare volte che ha dato delle posizioni, le ha date chiarissime, vi ricordo il casino tremendo che scatenò, infatti da allora si è un po' zittito, quando parlò dal palco, non ricordo bene che manifestazione era, ma l'aveva invitato Landini, se non erro, addirittura riguardo mascherine, Green Pass, lui era contrario a questa legge che diceva che se un lavoratore non si faceva il Green Pass sarebbe stato la censura, cioè proprio senza mezzi termini, probabilmente molto più chiaro e netto di un giornalista. L'unica cosa che voglio dire è che secondo me, questo però veramente l'ho verificato empiricamente, gli storici studiando a cuore aperto il passato hanno spesso e volentieri uno sguardo molto trasversale e molto disincantato su alcune cose del presente. Vi faccio due esempi, un esempio sulla trasversalità e un esempio sul disincantato e poi mi illudo. Quando, per esempio, prendete un giornalista, no? Prendete un giornalista qualunque, di sinistra, e gli dite, tu sei antifascista? Sì. Il fascismo ha fatto anche cose buone, quello ti dirà no, chiaramente no, perché no. Tu prendi qualsiasi storico che si è occupato di fascismo, tra l'altro compreso Barbero che lo ha ripetuto 7 volte, e ti dice, tu senti fascista? Sì.
il fascismo ha fatto anche cose buone, e Barbero ti fa, è chiaro, come fa a non fare anche delle cose buone? Cioè uno sguardo sulle ideologie molto più disincantato di quello che hanno tutti gli altri. Ciò non toglie che chiaramente poi uno ha le sue chiarissime idee politiche, però è altrettanto vero che io spesso vorrei dire mi fido molto più delle idee politiche di uno storico, che sono idee, sai, passate dal setaccio dei fatti, che non di un non storico, che spesso prendono la storia e ci fanno quello che vogliono. Sulla trasversalità, secondo me, è una conseguenza, nel senso che uno storico, guardando le cose con un occhio più disincantato, vedono le cose, cioè non le vedono così nette come bianco, nero, comunisti, fascisti, capitalismo, comunismo, le vedono sempre più complesse, soprattutto da quando la storia ha preso questa direzione folle e bellissima di cui si nutre di sociologia, di antropologia, insomma, cioè dove tutto diventa sempre più complesso all'ennesima potenza. Però l'esempio, diciamo, che facevamo qualche tempo fa del giudizio, no? Che lo storico, l'archeologo, lo storico nel senso di colui che, lui che ricostruisce la storia, nell'ottica di dare un giudizio morale su una cultura, una popolazione, un'idea del passato, tipo la schiavitù. Allora, adesso siamo tutti d'accordo che la schiavitù è sbagliata. Chiaro. Però io posso scrivere la schiavitù nell'impero romano era sbagliata? Devi annuire, c'era scritto sul contratto. Ah, sì, orribile. Quando faccio così con le mani, tu... Capito? Quando faccio così, invece... Cioè... secondo me, per tutti in generale, è più semplice quando hai questa distinzione nel tempo, no? Cioè, sappiamo che, come dire, personalmente ci schieriamo a un certo lato del Parlamento, alcune cose riteniamo giuste, altre meno, ma stiamo parlando dell'idea del fascismo nel 1920 o del fascismo oggi? Perché il fascismo nel 1920 richiede un giudizio diverso dal fascismo oggi. Cioè, il giudizio che diamo oggi è un giudizio consapevole sul fascismo come atto contemporaneo. Quando andiamo a studiare la società del 1920, possiamo dire hanno sbagliato quelli perché hanno votato il partito fascista. Era una realtà in cui non sei lì, non è contestualizzata, ed è la stessa cosa che dire la schiavitù era sbagliata nell'impero romano o nell'America del 1800. Chissà cosa ne pensa Marco Bianca di questa cosa. Cioè, allora io capisco sto discorso qua e posso... Però questo come dire, scusami, così poi faccio come Diego, che faccio otto epiloghi, così non chiudo mai il discorso. Questo non è staccato dal... Cioè, la nostra posizione in quanto esseri umani politici rimane. Poi c'è il distacco... morale nel giudizio su quello che è un'idea del passato o meno condivisibile. Cioè, se io... Il cannibalismo è una pratica terrificante che tutti noi aborriamo. Guarda le mani, Riccardo. Ma no, ma cioè, il cannibalismo... Però se tu vai a studiare il cannibalismo in Papua Nuova Guinea adesso... Ma scusa, il cannibalismo è molto... culturalmente è, come dire, è connaturato, cioè. Allora, il discorso qual è? Intanto il cannibalismo è molto più ok della schiavitù, secondo me. Poi, detto questo... Perché io dell'uomo del maiale non si muzza via niente. Cioè, il discorso della contestualizzazione a me va bene, ma poi se diventa tutto relativismo, non è neanche più contestualizzazione, nel senso... Il fatto che in Papua Nuova Guinea c'è gente che ancora attualmente fa il cannibalismo non è un motivo sufficiente per me di dire ah vabbè, ma allora in alcune parti ok. Cioè io gli manderei i carri armati. È il discorso che facevamo anni fa con i talebani, no? E non, per me non esiste relativismo. Cioè le cose sono sbagliate, che sono sbagliate qui, sono sbagliate dappertutto. E le cose che sono sbagliate ora lo sono sempre state sbagliate. Quindi, cioè, io non posso non pensare che ah, beh, c'è la schiavitù, ragazzi, da sempre, siamo nel 3000 avanti Cristo, vabbè, è andata così, hanno vinto la guerra, sono schiavi, siamo schiavi, è ok.
Ma scusa, allora in India, che tuttora ci sono le caste, ce l'hanno da 4.000 anni e noi non ci abbiamo, dico, ma che coglioni quegli occidentali che non hanno le caste? Chi ha ragione, loro o loro? No, noi totalmente. Noi. Ma perché? Perché? Davvero, Marco? Cioè, tu secondo te... Certo, te lo sto chiedendo. Per te relativismo più totale, cioè ovunque dove vai si vive in modo perfetto praticamente. No, 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 io non penso che neanche il nostro sia perfetto. No, però sicuramente è meglio di quello dove hai 12 anni e sei femmina e devi sposarti, cioè no? Davvero facciamo sto gioco in cui siamo talmente relativisti che va bene qualsiasi schifo? Non lo so, io no. Beh, io... no, allora scusami, facciamo l'opposto, andiamo a esportare la nostra democrazia, il nostro modo di vivere, ovunque imponiamolo. Voglio dire, lo facevamo già nel 1200 quando pensavamo che la nostra fede fosse l'unica buona, no? Ma totalmente? Io, cioè, francamente... Posto. Ok, cioè, scusate, infatti, quando... in modalità crociato stasera, non avevo capito. Totalmente, cioè, il discorso dell'Afghanistan, che era quello che dicevano, vabbè, ma adesso sono morti i soldati, eccetera, le cose adesso fanno loro per conto loro ed è giusto così. Non è giusto un cazzo. Cioè, perché poi comunque anche qui non è a blocchi culturali, no? Non è che sono gli afghani, sono dei gruppi di potere che ovviamente stabiliscono un certo codice di regole che ovviamente va in vantaggio di altri certi gruppi di potere e che vanno derribati. Cioè non è chiaro che io penso di vivere in una società privilegiata, ok, da vari punti di vista, non ho detto che è quella perfetta, come ben sapete, però non mi va di dire che in posti dove invece stanno molto peggio è la loro cultura e quindi è ok. Cioè io però Riccardo piuttosto che non far niente, piuttosto che non far niente, io veramente piuttosto sarei disposto appunto a azioni violente di questo tipo. Totalmente. Sì, beh, certo. Anche però Riccardo De Vecchis si ti chiede e io con lui dice: ma come facciamo noi a stabilire cosa è giusto? Cioè, perdonami. Qual è il tuo criterio? Non può essere meramente la società più evoluta al mondo. La condizione materiale delle persone, cioè più è evoluta la condizione materiale delle persone mediamente, meglio è. Cioè io sono un materialista, ragazzi, così funziona. Io noto che la qualità di vita mediamente nel primo mondo è più alta, evidentemente quel sistema che non consente una qualità della vita pari alla mia, che comunque io ritengo sia bassa, per le risorse di cui noi disponiamo in questo momento, bene, evidentemente non è ok quel sistema. Quindi molto tu semplice. Rispondi da un'ottica meramente marxista. Ma totalmente, ma ragazzi, è così che funziona il progresso. Tutti quanti progressisti e poi però tutti relativisti. Allora dove cazzo è il progresso, scusami? Cioè, se tu ritieni che esista il progresso, non puoi essere relativista, ma proprio c'è un cortocircuito, eh? Detto questo, sì, sono un guerrafondaio, denunciatemi, che devo dirvi? Minniti. Eccolo là, e ci siamo trasformati nella zanzara. La prima chiamata è Vincenzo. Toni. Di qua non passi, caro Riccardo. Qui non passi, qui c'è il piave, Fabisti. Allora, no, ancora Riccardo ci dice la nostra qualità della vita è più alta, ma stiamo inquinando il mondo. Le tribù africane vivono peggio, ma non distruggono il pianeta. Vabbè, ok, cioè, ci sono molti posti dove invece la qualità della vita, tipo Cina, è inferiore e inquinano di più. Cioè, adesso non è che per forza è una filiazione diretta. Anche Scampia. Cioè, esatto. Nel senso, no, adesso non era per fare una battuta, però anche le zone depresse del nostro primo mondo. Allora, se tu fai questo discorso civile, scusa, chi sta meglio, chi vive meglio? Le zone depresse del primo mondo o... chi sta bene economicamente nel secondo mondo? No, per questo io ho detto mediamente, infatti. Ho detto la qualità della vita media della popolazione. Perché è chiaro che chi sta bene dappertutto. Quella è una grande verità dappertutto. E chi sta male dappertutto. E cioè, alla fine è una questione di distribuzione della ricchezza, come sempre. Ma poi, ragazzi, io lo so che adesso sono il villain qui, sono il villain su Villages, ma come dicono le persone... Stai zitto, Diego, tu lo sai, mi hai fatto anche già arrabbiare. E come sanno le persone a cui io mi ispiro, ragazzi, la storia mi assolverà. Cioè, beh, anzi, addirittura, la storia non ci perdonerà se noi in questo momento non prendiamo il potere. E per quegli amici del sistema di difesa della Repubblica, ci tengo a dire che comunque mi riferisco a Accademia dei Pugni, prende il potere all'Accademia dei Pugni. anche gli amici della postale che salutiamo. Perfetto.
Bene, questa era la prima domanda. Questa era la premessa. Allora, fermi un attimo, che c'è una domanda, quella sulla storia ambientale, che in realtà è interessante. Esatto, che credo che debba rispondere Marco. Direi di sì. No, sarei curioso di sapere cosa potete dire voi invece di storia ambientale, perché io di archeologia ambientale posso parlare, ma voi di storia ambientale? Allora, io ho fatto un corso... Chiedo provocativamente. Allora, io ho fatto un corso che era mezzo di storia ambientale, ma di fatto era sotto il cappello di cartografia storica, dove però di fatto si faceva storia ambientale, nel senso che poi attraverso le mappe vedevi come cambiavano e quindi insomma più o meno era una cosa completa. Era su... Pensa che figata, era le zone umide attraversate dalla marcia di Sherman durante la guerra. Che figata era, nella Carolina del Sud. E sì, è sicuramente uno strumento molto interessante, evidentemente, però non so quanto sia sviluppato attualmente a livello internazionale. Intanto perché io bazzico circoli diversi, quindi purtroppo non mi è mai successo di incrociarlo in conferenza a cui ho partecipato. E sto pensando, ma non direi. C'è al massimo qualcosa di storia urbana, diciamo così, cioè di urbanistica con storia sociale, che un po' ci assomiglia, però diciamo di storia ambientale con afflati larghi e lunghi, diciamo spazialmente e temporalmente, come fa Marco, diciamo. Mai. E anche secondo me è un motivo, cioè un motivo principale c'è, che è lo stesso della storia globale, cioè le persone che hanno le capacità per fare una roba del genere sono tipo 6 in tutto il mondo, e quindi cioè di avere una serie di skill su campi così diversi tra di loro, che o lo fai perché è di moda e quindi è una merda, come appunto la storia globale, oppure secondo me resterà una nicchia per questo motivo qua, più che perché non sia interessante come strumento. Questa è la mia idea. Io ne so veramente poco e l'ho incontrata solamente, e lì mi sono accorto di quanto fosse in effetti determinante. Non ci ho mai pensato, quando feci un corso di storia dell'alimentazione e dell'Occidente, e letteralmente il professore era di formazione, credo uno dei primissimi d'Italia, perché era abbastanza anziano, di formazione di storia ambientale, e letteralmente lui ci raccontava la storia non seguendo i grandi processi politici, militari, culturali, ma seguendo i processi ambientali, e ti accorgi che il fatto che i ceci crescano da una parte e la carne dall'altra determina il destino di interi imperi. E secondo me, parlo però dalla mia formazione diametralmente opposta, è veramente difficile far entrare tutti i dati con tutti, diciamo, i germi della storia politica che ci abbiamo detto. Allora, invece nel mio mondo archeologico questa cosa è una cosa che sta spingendo parecchio, soprattutto negli ultimi 20 anni. Si è cominciato a parlare di archeologia ambientale in realtà già a partire dagli anni 60. Quando si è cominciato a capire che c'erano analisi chimiche e metodologie che potevano essere rubate, per esempio prestito da altre discipline, per studiare l'ambiente del passato, quindi prelievi paleobotanici per comprendere la flora, la fauna, eccetera, eccetera. In Italia, tra l'altro, lo sviluppo dell'archeologia del paesaggio, quindi dello studio delle interazioni uomo-ambiente, è andato di pari passo con Sereni, con la storia agraria, con proprio questo ramo di storiografia che in Italia ha avuto tante applicazioni. E in generale il vantaggio, tra virgolette, dell'archeologia è quello che ha a disposizione parecchi metodi scientifici per indagare cose che magari dal punto di vista delle fonti sono meno definite, cioè come si coltiva, che cosa si coltiva, quanto intensivamente. Sono le grandi scoperte sulla coltivazione preistorica, per esempio sulla diffusione dell'agricoltura. E nel gruppo dove lavoro c'è un ERC, hanno vinto un ERC, che si chiama Raindrops, e che studia attraverso un mix di archeologia, paleobotanica, archeoetnografia, le coltivazioni in aree... non sterili, come si dice, in aree aride,
soprattutto del miglio e del sorgo, che pare abbiano tutta una serie di capacità di tenuta, e cioè hanno fatto una cosa incredibile. Insomma, hanno fatto da una parte gli scavi con i resti appunto del miglio e del sorgo, dall'altra osservare in contadini in Kenya, no, in Sudan, come coltivano in aree aride, e poi fare dei crop di controllo con alcuni irrigati, altri no, c'è tutta una serie di pratiche a largo raggio per fare questa cosa. Quindi adesso che l'eco in generale è diventato di moda, anche perché chiaramente tra riscaldamento globale, inquinamento, ci sono fondi di ricerca per questo tipo di temi, anche dal punto di vista archeologico, tutti ci stanno spingendo parecchio. Anzi, lo lascio in chat il link dell'ERC nostro, se vi interessa. Bene, nel frattempo andiamo avanti, sono alla fine. L'altra domanda Atranotte era... ci dice, domanda lampo, più storico, sì, Tucidide o Erodoto, e risponde sempre Marco. Ma scusami, ma non andiamo in ordine cronologico le domande, così a random? No, volevo rispondere a questa. Ok, scusa. Ah, Tucidide, che insomma non c'è... E non c'è, no, è vero, non c'è. A posto, appena parla male dei greci, subito è un casino. Ogni volta sto problema. Ma perché laggava? Laggava. Ho laggato. Vabbè, Tucidide, ciao, andata. Ok, migliore risposte... il migliore romano d'Oriente. Vez. Questo romano è facile, d'Oriente. Come solo Augusto, possiamo andare. Ma Oriente. Cosa vuol dire? Quando c'era lui era tutto Oriente e Occidente allo stesso tutta tempo. Tutta campagna. Augusto, ma okay, credo che quello lui peggiore, intenda quello post 476. No, post 476 siamo non siamo più nell'impero Oriente, siamo nell'impero bizantino. È un'altra cosa, no, scherzo. Non lo so, ci devo pensare. Ma non lo so, sono talmente insignificanti, secondo me, no? Ma io direi no, il papà di Anna Comnena, come si chiama? Alessio Comneno, c'è Giustiniano. Giustiniano è figo, ammetto. C'è l'ultimo paleologo che muore sulle mura in armatura combattendo, anche se i turchi sostengono che sia scappato. I veneziani. Beh, sì. E che poi... Quanto... Santo Graal. Quanto spesso pensate all'impero romano? Beh, stasera ogni 30 secondi. Ma io posso, io in realtà molto poco, credo molto due o tre volte a settimana. Sì, vabbò. Non ho quante volte fai sesso, dico. No, vabbè. Sì, ragazzi, se facesse sesso due o tre volte a settimana sarebbe festa. Con la recente deindustrializzazione si può parlare della nascita di una nuova sinistra, magari non più focalizzata sui lavoratori, quanto più alle minoranze etniche e sociali? Sì, e questo è secondo me il vero problema del mondo attuale. Sì, sono d'accordo. A posto. Adoro quando siamo tutti d'accordo, andiamo avanti, vai. Altre domande. Lorenzo Marcenaro scrive, senza punti di domanda, senza punto esclamativo, senza niente, Sine Ira et Studio, Repubbliche Marinare, ok? Poi... No, posso dire una cosa sulle Repubbliche Marinare? Aspetta, forse la domanda è quali sono? Allora... Genova, Amalfi, Pisa e Venezia. Bravo. Su quattro. Allora, lo voglio dire senza paura, le repubbliche marinare sono un'invenzione... Viva Guatemala, sì, purtroppo è vero, tra il 1800 e soprattutto il 1900 e soprattutto durante il ventennio, e la dicitura stessa, repubblica marinara, non si ritrova mai nel Medioevo, è di per sé una dicitura sbagliata, perché vi ricordo che i comuni si chiamavano repubbliche, tutti i comuni erano repubbliche. Tendenzialmente, diciamo che la tendenza era quella di chiamarsi Repubblica di Firenze, Repubblica di Pisa, bla bla bla. Non c'erano queste Repubbliche di San Marco, chiaramente non c'erano questi concetti di la Repubblica Marina, e scusami, la Repubblica che sta a terra si chiama Repubblica Terriera, non lo so, e non c'era neanche, cosa che può far dar fastidio, questa sorta di
unione, conflittualità, chiamatela come vi pare, di queste grandi, di questi quattro grandi centri marinari, perché in realtà sono stati forti in momenti diversi, nel senso Venezia ovviamente inizia la sua storia assurdamente un po' più tardi, almeno la sua storia potente, rispetto per esempio a Amalfi, che però la decadenza di Amalfi come potenza marittima, finanziaria, quello che è, si risolve praticamente, diciamo che sull'anno 1000 già è soppiantata, e su quel tratto di mare se la giocano Pisa, Venezia, ci sarebbe anche Livorno, e poi la storia di Venezia invece è forse Pisa e Venezia sono quelle che hanno più conflittualità attorno al 1300. Sì, no, ma lì si gioca con la battaglia della Melora, tutto il dominio di Genova su Pisa, e poi inizia la decadenza di Pisa. Quindi sì, anche la bandiera chiaramente credo sia un'invenzione della fine, inizio del Novecento. Bene, aspettate un attimo, stavo pensando a Venezia, mi sono un attimo distratto. Ecco. La barba è requisito fondamentale per la di storia? Sì. Sì. Quanto sono utili le giacche con le toppe per uno storico? 7, secondo me. 7? Sì. Non si sa su 10, su 20, su 7? 7. Pandoro o panettone? Ah, siamo già arrivati a questo punto. Miglior, no, scusate, miglior generale militare dell'Italia del 1300. Ragazzi, perché trattate della storia come se fosse... Ma facciamo la tier lista, dobbiamo fare la tier lista. Vai, poi c'è la domanda. No, proprio del 1300 io non gli riesco a rispondere. Ma dai, gatta me la tavezza. Per forza. Ma no, perché ma ti dico Giovanni Acuto, 300, scusa, inizio 300. Ma ti dico Giovanni Acuto, però il problema è su che cosa li valuti. Cioè, noi in realtà non abbiamo delle grandi notizie sulle loro abilità militari. Cioè, sembrano più dei manigoldi. Ma, Diego, forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza, no, e carisma. No, non ce l'ha. Allora, pure io vorrei quei dati, Marco. Pure io vorrei aprire un codice del 1292 e trovare la scheda di D&D fatta di Giovanni delle Bandere, no, di John Hackwood. Però insomma, purtroppo ti posso assicurare che non l'ha fatto. C'era quella bella domanda sui gladiatori che vorrei recuperare. Ah sì, allora volevo fare una piccola introduzione a quella domanda lì, perché forse rileggila sempre, per i nostri amici che si sono connessi adesso, perché c'è stato come sempre un eterogenesi dei fini, no, come sempre. E quindi allora aspetta che recupero. È grande della scala, bravo, sì, forte, cool. Se volete, lui ha maxato, forza gli ultimi anni. Sì, è vero. Allora, secondo me, sì. Roberto il Guiscardo a livello di ascesa non lo batte nessuno, ragazzi. Allora, dov'è che cos'è che 21 cavalieri, padrone di mezzo Mediterraneo, ma ha voglia Elon Musk a succhiare i cazzi. Scusate. Allora, gladiatori su come non fossero solo degli schiavi di guerra, ma delle star per il popolo. E poi, come corollario, una serie di video che parlano di figure e personaggi storici che al giorno d'oggi vengono viste e ricordate in maniera diversa rispetto a come lo erano nel loro tempo. Questo è qua. Scusate, avete ragione, ma Isabella Carta ci dice: anche voi giocate di ruolo. Mai fatto. Brutalmente, mai. No, Isabella, mai brutalmente. Io me ne vado, cioè. Anzi, approfittiamone. Anzi, domani sera sul nostro canale Discord ci sarà la terza sessione di D&D che vede coinvolto Diego Morgera come master, purtroppo questo c'è, me e Riccardo come giocatori di talento, Wunder e De Bellis. Però sapete che francamente sta tier list degli dei re spagnoli quasi me la sparerei in una live. No, ma non adesso. Allora, partendo da Isabella, diciamo, grosso modo, facciamo tutti gli Asburgo e basta, no? Così siamo comodi, con i genitori. Allora, tra Isabella e Ferdinando, a me è sempre stata più simpatica Isabella, quindi metto Isabella, però deve essere una tier list, quindi è tipo S, allora. Allora, facciamo così, qualcuno che smanetta... Hai mandato in tilt Riccardo, Diego. Allora, qualcuno che smanetta mi trova un tier list maker, così facciamo le robe fatte bene. Nel frattempo rispondi alla domanda sui gladiatori, che stavo dicendo,
qual è l'eterogenesi? Che è uscito un video di Peeble che Diego conosce. No, la conosco fin troppo bene. Lei ha fatto sto video sui gladiatori in cui dice sta roba qua, fondamentalmente, no? Che non erano né gay né giga incredibili muscolosi Spartaco, ok? E ha fatto sto video qua. Quindi secondo me, siccome è recente, secondo me viene da sta roba qua. Però vai tu, Marco, sugli gladiatori. Io intanto penso. Ti ho mandato il tier maker. Il tier makers, ma il tier makers posso mettere anche le foto, perché a questo punto facciamo le foto, no? Sì. Lo facciamo in diretta, e... però. Chiaro. Tu segnati i nomi intanto sulla chat di YouTube. Tu segnati i nomi intanto e poi lo facciamo in diretta. Questione gladiatore è una di ma quelle. Ma possiamo dire, che... ma scusa, ma in diretta, in diretta facciamo una cosa dove può partecipare la chat, facciamo... Fai un sondaggio a caso. Aspetta, me lo faccio io il sondaggio. Diego, se vuoi commentare intanto io no. Allora, vorrei... tu non sa fare niente. No, Diego, cioè, io non ho visto il video di Peeble. Vorrei capire perché non me l'avete mandato e ci avrei fatto un video. Ma non so neanche chi sia Peeble io, per cui figurati. Allora, raccontiamo un attimo le basi, cioè Peeble. Allora, Peeble è, anche se oggi si è scavata una reputazione da youtuber stile, passatemi il tempo, il termine, stile Cruciani, stile, sai, quegli youtuber che dicono sempre tutto il contrario del mainstream, così. In realtà Peeble la conosciamo da parecchio, è una fumettista di scarsissimo valore. Quando dico scarsissimo valore, non è... Ma tu che cazzo sei per dirlo? E te lo dico io chi cazzo sono, perché centinaia di volte è stata beccata a ricalcare. Questo lo dico con ma il genio ruba con grande sicurezza, perché ho fatto parte del mitico della più volte. Lei prendeva fogli, illustrazioni, ricalcava tutto e faceva queste vignette per il giornale di estrema destra, il Primato Nazionale. Ah, il Primato Nazionale, chiaro. Gravitava soprattutto intorno, e credo che si sia formata negli ambienti di Casa Pound di Roma. Vabbè, che voglio dire, come ha detto Marco, non c'è giusto e sbagliato, quindi... Io lo sapevo che l'avrebbe utilizzato. Yeah. Sì, no, è proprio, non ha capito, posso dirlo? Lo devo dire. Non ha capito il concept. Comunque, cioè, veramente, solo, per tirare, assalato, acqua, Eric, solo per tirare acqua al suo mulino deve dire questa cosa. Lo dico alla chat, andatevi a leggere gli articoli di Riccardo Mardegan e vedete se trovate uno straccio di giudizio morale sulle persone di cui parla nell'impero spagnolo. E la chiudo. Non hanno mai fatto niente di sbagliato. Un po' di sale su questa cartagine, lo stiamo mettendo stasera. Non hanno mai fatto Allora, cioè, ora gli hai devastato sia la morale sia la carriera accademica con un colpo solo. Ma quale carriera? Detto questo. Vabbè, l'unica carriera che mi interessa è quella Norga. Non fatemi accendere, che quando mi accendo è difficile spegnere. Facciamo una tier list sui top generali di tutta la storia. Avete fatto questo sondaggio, che adesso impazzisco? No, mi ha bloccato qualche sondaggio. Comunque, fatemi rispondere ai geometri sui gladiatori. I gladiatori sono una di quelle figure che ha affascinato da sempre il grande pubblico, complici film, libri, eccetera, eccetera, le storie di Spartaco in cui sono stati ritratti, insomma, come grandi eroi. E erano dei soldati atleti specializzati, era una cosa molto a metà fra un atleta e un soldato. C'erano delle scuole gladiatorie dove venivano addestrati, ben pagati, erano quasi potremmo dire l'equivalente dei grandi sportivi, con un tasso di mortalità leggermente più alto, questo soprattutto a Roma, dove chiaramente l'introito attorno agli eventi, ai ludi gladiatori, era enorme. Nelle città, insomma, nelle province, chiaramente tutto questo è molto molto più ribassato. Allora, quando volete, io ho la tier list da fare, cioè, ho messo le immagini, fa tutto. Detto questo, fa parte di quelle figure, così dico questo e chiudo, come direbbe Morgera, fa parte di quelle figure come il Cavaliere Medievale, no? queste figure romanzate,
che sono entrate poi nell'immaginario a metà fra lo storico e il grand public, e che è sempre un po' difficile poi, diciamo, tirare fuori storicamente per presentarla al grande pubblico, perché appunto ci sono queste idee un po' come i faraoni che sono degli alieni. A te, Riccardo, la linea. Allora, quello che volevo dire è, non mi ricordo, ma sa quel tempo di ieri è stato tutto giusto. Basta, basta. Allora, stato proprietario preferito. Quello che avreste voluto che unificasse l'Italia. Allora, stato proprietario preferito è la Repubblica di San Marco, ma non avrei voluto che unificasse l'Italia. Quello che avrei voluto che unificasse l'Italia è lo Stato Pontificio. Ora, andiamo con la tier list che sono stufo di Marco, ma noi con chi cazzo abbiamo fondato sto canale? Allora, cioè, quindi, a nessun uomo di buon senso verrebbe in mente di dire allo Stato Pontificio che unifica l'Italia, ma che cos'è? Una terra di pretozzi? Allora... Allora. No, ma poi voglio fare tutto quello di sinistra e poi si finisce con la morale cattolica sempre. Cioè, Marcello, allora, è incredibile. L'ABC di tutto quello che Riccardo Mardegan ha come ideologia si può vedere dal primo all'ultimo minuto di Marcellino Pane e Vino. L'ho detto. Stasera il profilo pubblico di Riccardo Mardegan è stato devastato. Allora, Isabella, abbiamo il tier S, A, B, C, D in ordine decrescente. Naturalmente mi varrò del vostro parere consultivo, anche della chat nel caso. Allora, Isabella, naturalmente vince la guerra civile, già una che vince la guerra civile mi piace. È matrimonio interessante, probabilmente si volevano anche molto bene. È figlia pazza, però. Giovanna? Eh sì, gli do l'A perché comunque poi Colombo, le prime legislazioni a favore degli indigeni, gli do un A. Avrebbe potuto diventare S, no, anche effettivamente, cos'è che ha sbagliato, poverina? Sì, ma tu li metti tutti. No, ma allora facciamo così, gli davo S se c'era il figlio maschio, ok? Facciamo così, ecco. Aspetta, no, cioè, scusami, però è letteralmente la figlia... comunque Diego, non so chi ha preso Riccardo Mardegan. No, Marco, e l'ha sostituito con... No, Marco, sto contestualizzando il periodo storico, capisci? Cioè le donne sì, sono... chiaramente. Chiaro, allora, hai capito? Scusami, il concept, però, sì. Però la figlia ha generato Carlo V. Vabbè, ho capito, però cioè, non è che adesso siamo una roba biblica che i padri, cioè le colpe dei padri sui figli, non sui nipoti, quindi per ora questo. Okay. Abbiamo Pippo IV. Allora, Pippo IV ha una simpatia epidermica con me, però era oggettivamente gli darei un C perché non è proprio brutto per terrificante, forse B per simpatia. C'è il conte Duca d'Olivares, ci sono un sacco di momenti di figate in quel periodo storico, però letteralmente tutto quello che poteva perdere l'ho perso. E guerra dei 30 anni gestita male, guerra del Monferrato peggio. Secondo me B è pure troppo, però apprezziamo lo sforzo, cioè rispetto a Filippo III apprezziamo lo sforzo, no? Perché tu Filippo III lo metti sotto, dove metteresti? Alla Madonna, cioè, nel senso... Allora mettiamo Filippo IV in B con l'ipotesi di mettere Filippo III in C. Poi abbiamo Filippo II. Dopodiché abbiamo Ferdinando d'Aragona. Lo metterei su B perché è vero che alcune delle istituzioni che fonda la moglie sono di matrice aragonese e basca, quindi terre più o meno sue, però siccome odiava Carlo V, cioè se si odiavano evidentemente uno aveva ragione e l'altro no, concept contestualizzato, relativizzato, e quindi naturalmente metto B per mettere Carlo V in... No, Rick, quali dichiamo? B, allora, lo metto in B. Carlo V allora, in B. Sì, gli è arrivata la riforma luterana con un treno, non riuscito a fare niente, cioè no, allora, tutto. Ok, allora guarda, Riccardo dice Carlo V S anche solo perché ha catturato il re di Francia, cioè per Pavia, tier gold, tier gold, tier gold,
cioè una vita a cavallo. Filippo II è di ha perso il sacro please romano nerf impero. Carlo V, please nerf Carlo V, Carlo V lo metto su A per la battaglia di Pavia, quello effettivamente, però ripeto ragazzi, c'è Lutero, ragazzi, Lutero però è una roba importante, quello lì si è spaccato l'impero per sempre, si è, oserei dire si è spaccata la cristianità, no ragazzi, la cristianità dai, che cazzo stai dicendo, B ok, fermi, Pavia è figo, no fermi, oh, Marco dimmi se esiste un Chad più Chad di uno che chiama un vecchio generale svizzero tedesco e gli dice fatti un cappio d'oro, scendi a Roma e impicca il Papa. Non sappiamo però se gliel'ha detta sta roba. Va bene, però Fürstenberg l'ha interpretata così, cioè per ho capito, quando faremo, allora facciamo così, quando faremo la tier list frasi più fraintese della storia metteremo lì allora. Poi abbiamo ragazzi, Carlo II. Aspetta, hanno chiesto regine storiche con i piedi più belli. Allora, se cazzate, noi non le vogliamo. Succede. Aspettate, però, per 10 abbonamenti vi faccio le statue con i piedi più belli. 10 abbonamenti mi servono, non uno di più e non uno di meno. Allora, a 11 blocchi. Cosa cazzo sta succedendo? Allora, aspetta, che mi sono dimenticato di mettere uno importante. Scusa, ma perché Filippo II OS? Cioè. Non ha vinto nessuna guerra, non è riuscito a invadere l'Inghilterra, ha invaso il Portogallo, ma perché non ha anche una guerra e l'ha conquistato sotto di lui l'impero ha raggiunto il massimo storico, ok? Navi che vanno da Lisbona alle Filippine, al Messico, al Perù, a Manila, che è di nuovo le Filippine, in e la Cina, Manica ovunque. E la Manica quello lì, ripeto che quello lì è stato un errore, fatalità di un italiano, perché poi sappiamo tutti come fanno gli italiani in non veneziano, chiaro, no, tra l'altro, ecco, che perché sennò aveva paura che annegassero 8.000 uomini, non ha passato quella cosa lì, cioè è colpa del re, il re gli ha detto dia con noi, vai, no problemi, GG Eds, ha detto non so, muoiono gli uomini, cioè è una guerra, vabbè, comunque Carlo II gli do C perché oggettivamente non ha fatto niente, ma poverino, cioè ce n'era tante di... No, dai, gli do B per la simpatia, perché insomma... No, ma Carlo V... No. Gli do C. Gli do C e non ne parliamo, perché poverino, insomma... Ecco. Ora, Filippo III, capisci che io non l'ho messo... No, perché Filippo III non lo posso mettere con Carlo V, non lo posso mettere con Filippo IV, lo devo mettere con qua. Allora gli tocca stare sul D a Carlo II, purtroppo. Per forza, sto Filippo IV con Carlo V un po' mi inquieta, però forse è giusto. Cioè, forse è giusto così. Forse Ferdinando d'Aragon, no, le teniamo qua. Vabbè, poi c'è. Gli amici che si sono connessi adesso, Riccardo sì. Mardigan in versione crociato cattolico stasera ha deciso che avrebbe fatto. Sì, certo. Ha deciso che avrebbe fatto il top tier dei re di Spagna, secondo lui, che è un esperto di storia spagnola. Ora, ci tengo a specificarlo per le valutazioni che sta dando. No, ma scherzi, questa qua poi facciamo la... facciamo un video. E manca Filippo V, che è l'ultimo, anzi, che è il primo Borbone. Guerra fica, ammetto, bella situazione, ha tolto tutti i diritti di fori a Barcellona e all'Aragona, quindi anche questo un po' mi muove qualcosa dentro. E gli do una A comunque, perché a differenza di Filippo IV e Carlo V, perché ha ridimensionato ma non ha perso niente, cioè lui era il nipote del re di Francia. Non ha nessuna prospettiva, si è preso il trono, fatto le sue robe, GG Eds, fondatore di... Ma il figlio quello che va a Napoli? E Carlo III, dici? Sì. Sai che non mi ricordo se è il figlio o il nipote? Te lo controllo. Vai. Sì, io sono abbastanza ok con questa tier list, non so se... Sì, direi che questa è quella definitiva. Si può salvare sta roba? Share on Twitter e Facebook. Download, perfetto. Window di Spagna. Perfetto. Abbiamo già il post di Instagram pronto per domani. Fatto, visto quando ci mettiamo.
A posto. Era il figlio comunque. Era il figlio. Okay. Scusate, cosa stavamo dicendo? Mi sono un attimo astratto. Posso rimettere il commento di prima, Diego, che forse Riccardo non ha avuto modo di leggere. No, perché lo stavo guardando la cosa. Infatti. Arriva. Ho fatto lo screen comunque. Sì. Capisco. Perfetto. Benissimo. Sì. Avanti con le domande, Riccardo. Sì. Carlo Quinto, abbiamo. Storia ambientale abbiamo detto, creatore abbiamo detto, miglior peggiore imperatore abbiamo detto, deindustrializzazione sì, i migliori storici e scuole o post laurea e domande sulla nostra vita personale? Cosa preferisci? Allora, io qualsiasi cosa che riguardi il lavoro vorrei scansarla, se possibile. Allora, facciamo così, quelle sul lavoro le fate a me, voi, sì, fate il Q e io faccio l'answer, e io vi faccio quelle sulla vita personale. Bene, vai, quali sono? Intanto salutiamo... Emil, benvenuto. Daniel, benvenutissimo. Bene, questo è naturalmente il primo abbonamento per le statue, per i piedi delle statue, quindi ne aspettiamo altri 9, abbiamo detto. E quindi grazie mille dell'abbonamento. E grazie. Che a questo punto almeno 5 minuti di morte bianca credo che dovremmo spararceli. Questa è una domanda seria. 10.000 spettatori Accademia di Pugni, ma Fondi viene rasa al suolo. Sì, fermi. Diventiamo no, Mister Big. Capisci che devo rispondere io. Non interessa. Per voi è troppo facile, è per me che è difficile. Ma no, tu sei lo storico. Non devi giudicare in base alla tua... Comunque sì, chiaramente. Cioè, no, figurati. Cioè. Allora, 10.000 spettatori vuol dire 10.000 iscritti... o spettatori in contemporanea, perché se sono in contemporanea vuol dire che siamo su 1 milione di iscritti, eh? E spettatore significa quello che guarda la live, vuol dire che di iscritti c'è. Cioè io anche 2 fondi darei, no, anche 2 fondi facciamo così, e 3 Monzelici facciamo così, Fondi e Terracina, via, così, e per qualche spettatore in più avrei messo una bomba nella grotta di Sperlonga, ma così, però insomma, di cui abbiamo un bellissimo video, mi pare, vero, dell'ultima, della prima. Bello. Vai con le domande. Sì, allora, non mi ricordo più, quelle del format avevamo già detto. Post laurea e vita personale. Ah, sì. Sì. Allora, aspetta. Quella del post laurea, perché era ben articolata. Aspetta che la catto. Vai. Vuol dire. Ma perché se... Dovremmo diventare i Mister Big. Ma perché seguiamo sta gente qua? Allora, dice Mr. Big della storia. Facciamo per 20.000 views. No, è presente Mr. Big, quello di YouTube che fa le sfide tipo $1 milione. Mr. Beast, Mr. Beast senza i soldi, però chiaro. No, allora, però per la storia, facendo solo sfide storiche. Sì, però comunque ti servono i soldi, nel senso. Proponiamo. Comunque, andiamo iscritti io e Riccardo ci facciamo un duello al primo sangue con le pistole. Madonna. Bello. Top. Allora, farete prima o poi un video, lo faremo adesso, su come funziona la ricerca storica e il mondo accademico in generale post laurea magistrale? Questa qui è la domanda precisa. Azza, questo è in 3 secondi. Lo faremo? Perché poi evidentemente faremo un video. No. Faremo un video. Provo a rispondere sinteticamente. Carriera accademica post laurea prevede che uno che sia che faccia storia e archeologia provi a entrare al dottorato. In Italia, all'estero, diciamo più o meno indifferente, nel senso che comunque il percorso è quello. In Italia forse è un po' più difficile in questo momento, all'estero noi italiani siamo sempre molto ben visti. 3 anni di dottorato in cui si cerca di approfondire un tema di ricerca e di allargare un po' i propri interessi di pubblicare. Dopo questi 3 anni, a seconda che sei in Italia o all'estero, le cose invece cambiano un po'. All'estero è normale fare degli anni di postdoc, di assegno di ricerca, non nella sede in cui ti sei dottorato, che di solito è a sua volta diversa da quella in cui ti sei laureato, ma questo può, insomma, è un po' più un po' meno variabile la cosa. Anni in cui cerchi di diventare un ricercatore indipendente, vale a dire provi a sviluppare da solo o a causa dell'archeologo più spesso in equip di laboratorio, dei temi di ricerca che interessano te. Quindi pubblicare queste cose per arrivare ad avere
questo vale sia all'estero che in Italia, i titoli, cioè i punteggi, il numero di articoli, il numero di citazioni necessario per avere l'abilitazione da professore di seconda fascia. Questa viene conseguita con una valutazione da parte di una commissione esterna del tuo lavoro fatto finora, da segnista di ricerca, postdoc o da ricercatore a tempo determinato, che è lo step successivo. Quando hai in mano l'abilitazione di professore a seconda fascia, puoi rispondere a un concorso per il suddetto posto. Se passi il concorso, quindi se hai prima la patente per essere professore e poi vieni superi il concorso, vieni assunto a tempo pieno indeterminato in Italia. All'estero i contratti variano a seconda che tu sia tenure track o untenure track, e da lì sei professore a tempo indefinito. Super sintetico, però una volta magari lo facciamo un video più credo più che sarebbe dopo effettivamente. Cioè, comunque se vogliono fare domande personali e sul lavoro, cioè, senso, sì noi siamo stiamo qua, siamo iper trasparenti. No, tra l'altro questo. C'era la domanda, scusate, c'erano un paio di domande che forse ci siamo pigiati. Strobe, la domanda è seria, provo a rispondere io. L'800 è ancora una storia contemporanea? Mi tocca da vicino, no, però ricordo che l'ultimo anno che ero in Sapienza venne fatto addirittura un convegno su la periodizzazione dell'800, quindi erano un po' infiammati di partito. Però ti dico la mia, come la vedo. L'800 è parte della storia contemporanea, stante che le periodizzazioni per noi servono, tutto giusto, però dato che ci stanno ci filosofeggiamo sopra, come giusto che sia, perché dubbiamente sono utili strumenti. L'800 è, sì, è assolutamente, fa ancora parte dell'epoca contemporanea, ma perché l'epoca contemporanea è chiaramente finita. Siamo in un'altra epoca, non sappiamo come la definiranno gli storici, non sappiamo quanto durerà, però secondo me esiste veramente un fil rouge molto forte che unisce l'800, tutto il 900, fino alla caduta dell'Unione Sovietica. Veramente, se quell'imbecille economista, sociologo, storico, quello che era, giapponese, ricordatemi come si chiama, disse che era finita la storia. Era qualcosa tipo Fukushima, una roba del genere. Fukuyama, ecco. Disse che era finita la storia, indubbiamente era finito un lungo momento, perché nell'Ottocento covano tutto quello che si realizza nel Novecento. Quindi io credo questo. Ma io sono d'accordo con Leonardo, cioè c'è il prima e il dopo Morte Bianca, tutte le altre periodizzazioni sono un po' stantie, sinceramente, sono anche poi inutili, però... Sapete che c'è Riccardo una dice che dalla rivoluzione d'ottobre in poi è tutta politica. Magari. Perfetto. Sapete che dal punto di vista geoarcheologico, ma in realtà geologico, si discute tantissimo in questo momento se definire l'era in cui viviamo antropocene, e ci sono tutta una serie di indicatori che vengono utilizzati, tra cui l'ultimo che è molto discusso è quello degli esperimenti nucleari. Perché? Perché se tu vai a fare un'analisi geologica dei sedimenti, è visibile quella fase lì. C'è una fase, un layer geologico in cui si vede l'effetto degli esperimenti nucleari. E quindi c'è un prima e un dopo. Antropocene, esatto. No, hai ragionissima, e tra l'altro posso dire che questa è una suddivisione finalmente oggettiva e condivisibile veramente da tutti, perché indubbiamente quella si basa su dati fattuali. Però è molto discussa, si stanno ammazzando proprio sulla... C'è un gruppo di ricerca mondiale che, come tutti i grandi gruppi di ricerca nel nostro ambito, è riuscito a spaccarsi in due gruppi. In due schieramenti proprio completamente... Allora, io rispondo alla domanda di Ivan Historidoc, che chiediamo se ha un canale, se ha un canale di storica, lo sganci senza paura. Tre libri veramente belli sulla storia della medicina. Mi apre le porte del cuore, te li sgancio subito. Storia della clinica di Michel Foucault, stupendo. Difficile, ma stupendo, lo riconosco. Dopo, Storia della malaria di Corbellini, grandissimo libro, Corbellini, grandissimo studioso, tra l'altro molto apprezzato, i suoi articoli
contro la psicodinamica dal dottor Paolo Moderato, infine un libro che non è proprio di storia della medicina ma riguarda la storia della medicina, che è Clara Gallini, si dovrebbe chiamare La bellissima addormentata, una cosa del genere, La meravigliosa addormentata, una cosa del genere. Parla della storia stupenda, è un romanzo, dei magnetisti nell'Ottocento e della loro entrata, fuoriuscita dalla medicina ufficiale, di Charcot. E no, cioè il libro top, te lo leggi, ti innamori. Clara Gallini, ora ti trovo il titolo esatto. E poi, ragazzi, c'è un commento stupendo, che è quello di Gregorio Gariglio. Ragazzi, cuore, sono un ragazzo di 12 anni. Gregorio, tu vai alle medie, cioè non posso neanche essere tuo professore. Super appassionato di storia, vi adoro i vostri video, siete bravissimi. Che bello. Almeno questo ti scalda il cuore, Mardecano. Ma cosa c'è? Dai, sono io quello più emotivo, siete voi quelli che freddi, che guardate al passato. Ma è proprio, si sta ribaltando la situazione, scusate. Io sono quello super emotivo, anzi. Scusami, ma se Gregorio fosse di una civiltà di cannibali, andreste a invaderlo? Allora, se fosse il mio potere farlo, sì. Però non è questo il caso. Ragazzi, credo che la domanda sui libri sulla medicina ha dato inizio a un bruttissimo trend. Cioè quello della gente che fa domande di storia sul serio? Sì. Allora, Giulio Colidi dice: quali sono gli ultimi sviluppi di studio sul nazionalismo e national building? No, gli ultimi non li so, sono rimasto fermamente ancorato agli ultimi grandi studi di gender and nation building di coso, di ottimo, perché oggi mi vengono i nomi, te lo dico subito, storico pisano che insegna la normale di Pisa, te lo dico subito, Corrado Malanga. No, quello fa parte dei pyramid building, degli studi di pyramid building. Ecco. Che diavolo si chiamava? Sublima Madre Nostra, aveva scritto il libro. Bellissimo, perché due volte. Piantala. Mario Banti, Alberto Mario Banti. Io posso consigliare un libro, vediamo se si vede. L'archeologo sul grande schermo di Francesco Bellu. Quello è molto che ci siamo importante. Visti poco fa a Barcellona, siamo venuti un po' di birra. Davvero? Ma che cazzo, una fotina, una cosa. Ma scemo? Sta sul canale Telegram. Ha messo la, ma non solo l'ha messa, che su Instagram. Cioè, è veramente... Vabbè, ragazzi, stasera... Mi scuso Riccardo Mardegan. Riccardo, Riccardo. Allora, Riccardo Mardegan, un attimo. Allora, quello su Galileo, sulla storia della scienza, io non so niente. Però è fondamentale che tu legga The Empirical Empire di Arndt Brendeke. È incredibile, un libro che ti svolta l'esistenza, è sulla tecnologia nell'impero spagnolo. E andiamo avanti. Scusami se parlare di tecnologia del più grande impero del 500 e del mondo occidentale deve essere sembrata una cosa, cioè neanche fosse, non so, la tecnologia a Parma, non lo so. Io vorrei una tier list. Mi sotto il cazzo, basta. Siamo robe, non possiamo andare avanti così. Potete usare Riccardo sul colonialismo italiano. Io vorrei una tier list delle tecnologie utilizzate nell'impero spagnolo, però a sto punto. Allora, c'era vabbè, quelli sul colonialismo italiano li posso dire io. Vai, Tommaso La Banca, leggi tutto quello che ha scritto Tommaso La Banca, bellissimo. Vabbè, sono famosissimi i suoi studi sulle guerre in Eritrea e in Somalia. Bellissimo l'ultimo libro sulla guerra italo-turca, che è lì poi si risolve nell'invasione della Libia. Che secondo me è una guerra molto dimenticata in Italia, da cui viene fuori quel bellissimo pezzo che tutti scambiano per fascista, che non è fascista, che è Tripoli, la canto tutta. Tripoli, bel suol d'amore, ti conquisteremo al rombo del cannon. Allora, il tricolore. Vai, allora, non posso fare la tier list perché ho ragioni di tempo, però tier S c'è la Ballestiglia sicuramente, googlatela. Andiamo avanti. Va bene.
quindi abbiamo capito che Emiliani. Quindi abbiamo capito che per la questione del colonialismo bisogna cantare. Andiamo avanti. La cantare. Vi posso raccontare questo aneddoto? Per forza, tanto. Aspetta, no, e quando studiavi alla Sapienza e poi hai fatto il Master New York? No, è bellissimo. Praticamente questa è la definizione di Italietta. Uguale. Allora, l'Italia da anni covava una sponda nordafricana, tant'è vero che volevamo prendere la Tunisia. Eravamo lì, abbiamo atteso tre anni. Ma noi chi? L'Italia voleva prendere la Tunisia. A un certo punto la Francia ha detto, sai cosa, ci vado. Allora, il target nuovo è questa regione, che non si chiamava neanche Libia, chiaramente, perché poi Marco ci potrà dire che è il vecchio nome, l'abbiamo creata noi la Libia, era tre regioni, la Cirenaica, la Tripolitania, dell'Impero Ottomano. Ora, questa cosa non viene fatta come si fanno le operazioni militari, no? Cioè, tipo, con un ufficio, una cosa segreta, un addestramento. No, una donna, si chiamava Ghea della Garisetta, bellissima, si mette in giro per l'Italia a cantare questa canzone che vi ho detto un anno e mezzo prima dell'impresa, con un tricolore, vestita solo di un tricolore, tanto è vero che verrà censurata più volte nei teatri di mezza Italia, D'Annunzio si innamorerà perdutamente di lei, probabilmente è stato anche suo amante, e i servizi segreti della Sublime Porta si accorgono che l'Italia sta per invadere quelle regioni attraverso questa roba qui, e tra l'altro lo Stato Maggiore non era neanche pronto, poi vabbè, entriamo in un casino, per cui fate conto che quando le navi italiane stanno per partire da Messina e da Bari con un piccolo contingente, a Tripoli già sono due settimane che i turchi vanno arrestando gli italiani dappertutto, ci sono violenze in giro, e c'è questa scena veramente bruttissima dove su una nave imperiale tedesca l'ambasciatore tedesco prova a caricare tutti gli ambasciatori, comunque il personale straniero di tutte le nazioni occidentali che si trovano a Tripoli, arrivano gli italiani e gli dice: guardate, se voi non sbarcate entro tre giorni, l'Imperial Flotta sta qua, perché Tripoli è ingestibile, cioè avevano aperto le porte ai beduini, quindi vi potete immaginare che cosa stava succedendo. Bene, okay. Morte bianca. Andiamo, vai. Fai tu? Faccio io, Ezio. Ma davvero? Io non l'ho visto, Madonna, visto. Diego, mi fai incazzare quando fai così. Posso dirlo, Riccardo? Avresti bisogno di un po' più di stacco quando devi giudicare l'operatore. Quanto è lungo il video? No, troppo. Guardiamo tipo 24 secondi. Allora, facciamo così, drinking game. Quando lui dice è oggettivamente oppure tutti gli storici concordano che beviamo. Vai. Il video dura, madonna, 37 minuti. Allora, no, guarda, ci vediamo 5 minuti. 10 dai. Minuti. No, vogliamo, dato che poi ci accuseranno a IOSA, speriamo. Facciamo una rendete conto che se sto video diventa un trend, io ho detto che bombarderei gli afghani e tutte quelle robe. Lo hai detto tu, disclaimer, non abbiamo, cioè io ho vistucchiato il video, credo che Riccardo e Marco non l'abbiano visto. Guarda i video esperti. Che c'ha nella cronologia, vabbè, andiamo avanti, scusate. Non siamo degli esperti. Allora, l'unica americana. Roba che ho nella cronologia è sto pezzone dei Parkway Drive che è una mina, questo certo. Dei Beirut ancora, e tutto il resto di Morte Bianca. L'occultismo nazista, vabbè, è tutto sì, Morte Bianca, cioè sul suo canale, godeme. Sì, dai. Azzumma tutto schermo, please. Concept. Andiamo. Diteci se è più bella la sigla di Morte Bianca o la nostra nuova. No, c'è. Però nella sua c'è molto più Impero Romano. Vedete perché poi falliamo come canale? Guardate quanto Impero stai Romano calmo. C'è nella sua sigla. Marco, stai calmo, per favore. Questo qui è Trotsky. Quella lì è l'India. Facciamo così, vediamo tutte le cose che riconosciamo. Benvenuti,
benvenuti al primo di una serie di video sulla storia americana. In questo video parleremo delle origini degli Stati Uniti. Bene. Cominciamo subito dicendo che Colombo non ha mai scoperto l'America. L'America era già abitata, perché durante le glaciazioni lo stretto tra Siberia e Alaska diventa solido formando un ponte, e per questo i nativi americani ricordano le popolazioni asiatiche. In secondo luogo, gli europei erano già arrivati in Nord America in passato. Seguendo le migrazioni del merluzzo, arrivarono in Islanda, in Groenlandia ed infine in Canada, dove fondarono la civilizzazione del Vinland, di cui abbiamo abbondanti prove archeologiche. Colombo non ha neanche scoperto che la Terra è tonda. Era un fatto noto sin dagli antichi greci, per via del fenomeno degli angoli formati dalle ombre a mezzogiorno. Chiaro. La fine dell'impero bizantino e la nascita dell'impero ottomano impedì il commercio di spezie con l'India e la Cina, e per questo il Portogallo decise di circumnavigare l'Africa e iniziare il suo impero coloniale. Scusa. Ha detto la fine dell'impero bizantino... E l'impero ottomano. Sì, vabbò. Non è proprio così, però insomma non è che neanche una stronzata. È un po' più tardi, però era caduto. È un po' da sussidiario, è un po' da sussidiario. Sì, va bene. Lui invece voleva fare il giro completo e così trovò l'America. Bene, finita questa parentesi, parliamo di inglesi. Sì. Gli inglesi, in quanto discendenti dai norreni, hanno sempre avuto una flotta potente. Stoppala. Già qua chiudiamo la live. La chiudiamo. Gli inglesi discendenti dai norrini, flotta forte, cioè è il ragionamento di Age of Empire, cioè capito? Avevano il bonus razziale con le navi, probabile. Vogliamo così ricordare agli ascoltatori di Morte Bianca che gli inglesi del 1500 non c'entrano una ceppa di minchia con i norreni, che tra l'altro, voglio dire, né con i norreni, né con gli angli, né con i sassoni, né con i normanni, neanche coi britanni e i celti di 2000 anni prima. Diciamo che da poco si sono sdoganati dalle origini francesi, se proprio vogliamo. A posto. Però quindi mi confermi forti, che questo si può Cabotto, dire. Cioè, tu non è che, cioè, praticamente, quando Cabotto per gli inglesi è andato, non è che ha multiclassato, ha messo tipo perk e navigatore italiano più bonus razziale norreno. Mi confermi che non è andata così. 30 anni, ma la flotta inglese divenne davvero potente sotto i Tudor. I Tudor iniziarono anche a finanziare i pirati per derubare i loro maggiori rivali, cioè gli spagnoli, e questa flotta venne usata anche per avviare un impero coloniale in Nord America, nella terra chiamata Virginia in onore di Elisabetta, che tutto era meno che vergine, ma ufficialmente era vergine, ci crediamo tutti. Bene. E anche nel tentativo di capire se si poteva raggiungere la Cina attraverso il Nord America. Qual è la prima colonia? Posso dire inglese? Una cosa, che questa è una cazzata, arriva 200 anni dopo la volontà della scoperta del passaggio a nord-ovest. Però in realtà io so che c'è stato un tentativo di fare il passaggio a nord-ovest molto prima, e che è andato malissimo ovviamente. Sì, adesso però era l'ultimo dei problemi all'epoca, voglio dire. Però mi Nord America? La risposta è poco chiara. In teoria sarebbe San Giovanni in Labrador. Ma questa colonia non è mai stata permanente, era un avamposto di pescatori che si svuotava finita la stagione della pesca e che solo dopo molto tempo venne insediato permanentemente. Okay, il primo avamposto americano dunque nasce da un abuso edilizio, che cominciamo benissimo proprio. Il primo insediamento perenne fu Roanoke, con 69 coloni iniziali pianificati. Non sto scherzando. Roanoke venne fondata da Sir Walter Raleigh nel 1585, in segreto, perché ricordiamo che la Spagna monitorava le acque, e lì lasciò in attesa di ritornare con provviste nuove coloni. Solo che, quando Sir Walter tornò molto in ritardo, la colonia era completamente vuota. Tutti erano spariti, senza lasciare traccia. 121 anime, uomini, donne e bambini, compresa Virginia Dare, prima colona nata nel Nuovo Mondo. Non c'erano segni di lotta. Posso dirlo? Il villaggio sembrava abbandonato. Riccardo, tu dovresti conoscere benissimo questo posto, perché nel 1920 questo posto si chiamerà Innsmouth, ed è dove ci sono gli uomini pesce che rapiscono le persone di Lovecraft. Madonna, che parte tutto da un abuso edilizio, anche quello alla fine. Un abuso edilizio. Comunque, definire il colonialismo abuso edilizio è, credo, una delle metafore più creative che abbia mai sentito. Ci sta. Per questo, è per questo che noi abbiamo 3300 e passa. Non c'erano cadaveri in decomposizione o tombe. Un solo segno venne trovato. Sì. La scritta Croatoan su un albero. Certo. Ora, che è successo? Ci sono mille teorie, dalle più assurde, alieni, templari, fantasmi, a quelle più realistiche, che sono sostanzialmente tre.
La prima è la teoria di un attacco indigeno, che è la teoria che è andata molto di moda per molto tempo e che ha contribuito a generare razzismo verso gli indigeni. Sì, proprio quello. Questa tesi non ha senso. Non ci sono segni di lotta e i nativi erano stati molto generosi con i coloni durante la fondazione. Chiaro. La seconda è che si siano... Non esiste che gli indigeni cambino idea. Cioè, vuol dire... Gli Aztechi con Cortés non è mai successo, vuol dire che gli facessero regali. Ma poi, Riccardo, stiamo parlando di una cosa che è stata detta a un'altra persona e che è stata tramandata attraverso diari e viaggi. Cioè, magari non c'è scritto manco Croatoan, capito? Ma perché poi l'indigeno, vogliamo dirlo, l'indigeno è quintessenzialmente buono? L'indigeno, sì, in quanto indigeno, certo, non può... Non può far del male, è giusto? E stiamo a Voltaire, no? Di alcuni nativi americani, cosa che spiegherebbe la presenza documentata di diversi nativi dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri e vestiti in modo molto occidentale. Certo. È anche vero che tra i nativi l'albinismo è molto diffuso, quindi questa non è una prova. La terza teoria, che è stata trovata nella mappa del New England, un punto pezzato, che si rivela essere una correzione che nasconde una X. Questo tipo di correzioni erano molto comuni per nascondere luoghi segreti nel caso gli spagnoli trovassero le mappe. Certo. Dunque, la teoria ritiene che ci fosse un forte segnato nel punto X dove i coloni si sono ritirati. Non degli errori di grafia. Posso dire che... Davvero? Cioè, è letteralmente l'X sulla mappa a questo punto. No, tu immagina, no? Cioè, allora, il consiglio della Sindias riunito, no? Che deve gestire milioni di miliardi di quintali d'argento che devono andare a Genova per battere moneta... E questi, raga, ok, ma ora andiamo sul punto focale. Quel cazzo di forte da 8 persone nel cuore del buco di culo dell'America. Cioè, capisci? Pazzesco. Cioè, la X è il punto dove scavare, ragazzi. Milioni di pezzi d'argento, il forte di buco di culo. Storici oggi propende per un mix delle ultime due teorie. C'è stato un dissesto climatico. Per non morire di fame i coloni sono andati via, segnando la loro destinazione originale, salvo poi successivamente andarsene e mescolarsi con gli indigeni. Ora, la prima colonia era abusiva e temporanea. La seconda colonia sono spariti tutti, e così gli inglesi ci provano di nuovo. E chi fonderà la prima colonia permanente ancora oggi in vita? La Virginia Company, che fondò Jamestown, certo, un villaggio di coltivatori di tabacco basato sulla schiavitù. E allora perché voi sentite parlare di Plymouth come primo villaggio americano e non sentite mai parlare di San Giovanni? Guarda, stamattina stavamo parlando dei cazzi nostri, a un certo punto la vedo che è un attimo un po', è un po' così ossessionata e dico, mamma, tutto bene? Non so come dirtelo, cioè Plymouth non è in realtà il primo villaggio. Tra l'altro, si dice Plymouth. Plymouth, non Plymouth. Cioè, gli americani perché ci sono stato, gli americani di Plymouth dicono Plymouth, non Plymouth. Anni di Roanoke e di Jamestown, risposta per la schiavitù. Gli americani si vergognano che il loro mito fondante sia basato su quello e così si concentrano sulla seconda città permanente ancora in vita. Sicuro. Eppure quella non è un granché. Ora, chi sono i puritani? Si vergognano talmente tanto che io, che come voi sapete sono stato a New York, all'entrata del Museo di Storia Naturale di New York, Theodore Roosevelt invita che ha voluto fortemente il Museo di Storia Naturale, che tra l'altro è il protagonista di Una notte al museo, ha voluto fortemente la sua statua con lui che tiene da una... ovviamente bassi, da una parte l'indiano d'America, dall'altra parte il nero. Cioè, si vergognano talmente tanto che c'ha fatto una statua, il bianco, che c'ha gli schiavi. Scusate. Vabbè, che poi voglio dire, cioè, primo, voglio dire, Jamestown. Torniamo indietro di 1000 anni. Scienza. Chi ha ragione? Dice San Tommaso. Tutte e due. E se sono in disaccordo, allora o stai facendo... A me questi voli pindarici che lui fa mi fanno impazzire. Mi fanno impazzire. Io ci sono delle giornate... Posso dirlo? Questo è molto malanghiano come stile. Allora, ci sono delle giornate in cui io, per gioco, io interrompo le frasi a metà. Lo so, scusate, sono malato, può essere, però io così, per gioco, per dire... Ecco, lui però, invece, è di base, lui lo fa di base. Riccardo, ti sta contestualizzando, capisci? Credimi, ma sì, prendo male la fede. Dice Guglielmo da Occam, inglese, ha ragione la fede.
Lutero è un grande fan di Guglielmo e decide che la chiesa gli fa schifo e se ne fonderà una tutta sua con Blackjack e Scusmusso, dove si interpreta la Bibbia a prescindere da quello che dicono i teologi, i filosofi, la scienza o la tradizione. Una visione più letteralista della Bibbia. Gli inglesi fanno scisma e creano una loro versione protestante, la chiesa anglicana. Ma questa chiesa era molto simile a quella cattolica, visto che è stata creata per nascondere l'impotenza di Enrico VIII. A livello teologico non è che ci fossero differenze. Lui ha deciso che Enrico VIII era impotente. Una versione più estrema. È che la chiesa è stata creata per nascondere la sua impotenza. No, attenzione, raga, da qua in poi parte per un volo... Scusate, conservatrice, ostilissima la chiesa anglicana, accusata di essere troppo filocattolica. Ho parlato sopra un passaggio fondamentale. Voi dovete afferrare i puritani, perché lui dai puritani ci costruisce la storia del capitalismo. Vai. Finalmente. La potenza di Enrico VIII. A livello teologico non è che ci fossero differenze. E così si formano i puritani, una versione più estrema del protestantismo inglese. Infatti sono calvinisti, non sono luterani. E più conservatrice, ostilissima alla chiesa anglicana, accusata di essere troppo filocattolica. Tanto che quando gli Stuart smettono di perseguitare i cattolici Ma allora non sono conservatori se sei contro la chiesa cattolica. Secondo me, i puritani si infuriano. I puritani odiano il divertimento, odiano il sesso, odiano la scienza e tutte queste cose che sono reputate troppo cattoliche. I puritani, se vi ricordate, prenderanno, dopo il Mayflower, il potere con Oliver Cromwell. E quella rivoluzione poi fallirà. Quindi per i puritani l'Inghilterra era ormai rovinata. I puritani tornano indietro una loro fazione. Io sono Francesco Matano e oggi prepariamo il morso di felicità. No. Io credo che se lo credessimo Francesco Matano, di fare un video sulla storia dell'America verrebbe meglio. Per dire, e comunque l'interruzione pubblicitaria di Matano ha più senso della parentesi che stiamo sentendo noi in questo momento. E comunque ha dimostrato che la Chiesa cattolica si basa sul sesso e sul divertimento. Madonna, quanto è vero. Isabella Carta, un'amica inglese e anglicana, e lei mi ha sempre corretto sul fatto che non sono protestanti, sono anglicani, appunto. Ok, il mondo sta per finire, perché sta per scoppiare la guerra dei 30 anni, c'è una cometa verde in cielo, e così decidono di scappare sul Mayflower e andare nel nuovo mondo, e invece di riformare la chiesa anglicana, visto che questa è la corrente brownista che ritiene la chiesa anglicana ormai andata. Quindi no, sfatiamo subito un mito, i puritani non se ne sono andati dall'Inghilterra per sfuggire dalle persecuzioni. C'erano delle persecuzioni sì, ma molto lievi. Erano loro i persecutori che dicevano che il re non era abbastanza fondamentalista e anticattolico, e così decidono di andare in America, dove potranno vivere come dicono loro. Bene. La spedizione fu un disastro, morirono un sacco di loro tra malattie e il rigido inferno, il tutto nonostante avessero rubato dai magazzini di un villaggio indiano abbandonato a causa dell'epidemia portata proprio dagli occidentali. I puritani erano messi così male che appesero i loro corpi agli alberi come degli spaventapasseri, in modo da far sembrare i nativi che avevano delle ronde di guardia. E i puritani dovettero chiedere l'aiuto dei nativi, che offrirono molto cibo in supporto di quelli che, ricordiamolo, nel giro di qualche decennio iniziarono a sterminarli. Attenzione, non è mia intenzione santificare i nativi. I nativi erano organizzati in una confederazione, molto ben organizzata, alla faccia di Ayn Rand, che li definiva privi di civilizzazione e di stato di diritto. Ecco la mia risposta ad Ayn Rand. I Cherokee avevano 3 poteri separati, confini ufficiali e una costituzione. I Cherokee non avevano alcun problema con l'idea di una donna soldato. Gli Irochesi erano una nazione indiana, ma non solo erano matrilineari e matrilocali. Scusate, ragazzi, la domanda. Questo... Ma chi cazzo è questo qui che sta contestando? Sei pronto? Sei pronto? Allora, è morto tipo 700 anni fa? Sei pronto? No. Ayn Rand è una scrittrice, filosofa, sceneggiatrice americana di origine russa, autrice di Noi Vivi, La Fonte Meravigliosa, La Rivolta di Atlante. Lei è una filosofa che... diciamo a questa cosa dell'iperlibertà dell'individuo, fa un misto di cose che vanno dal razionalismo all'oggettivismo, butta insieme un sacco di roba. E sì, il problema è che lui sta dicendo: per contrastare Ayn Rand, io dico che i Cherokee hanno delle cose che nell'età moderna sono considerate, diciamo, evolute dal punto di vista sociale, no? Perché le donne soldato vanno bene, c'è la Costituzione, come se potessimo valutare... Vabbè, andiamo avanti.
Tanto no, non, è quello che, apro e chiudo... non è quello che avrebbe detto Riccardo, tra l'altro. Vabbè, andiamo... Apro e chiudo parentesi. La storia, come ne... guarda, ne discutevamo con Riccardo qualche tempo fa, e magari Riccardo un giorno potrebbe invitare quel suo amico che studia le tratte francesi nei territori, com'era Ric, quelli, i territori indiano-francesi, ricordo, i marmottari. Certo. La storia dello studio delle popolazioni americane dell'America del Nord ha dimostrato negli ultimi 50 anni che la maggior parte delle riforme, se così vogliamo chiamarle, statuarie, gli indiani d'America, soprattutto al nord, le fecero sotto accelerazione proprio degli europei che arrivavano lì e che spesso e volentieri, proprio per relazionarsi, anche solo per commerciare, anche solo per stringere dei patti, avevano bisogno di un trattato diplomatico. Gli europei lo possono fare solo con un'altra fazione ben chiara e definita, e quindi si è dimostrato che molte delle confederazioni Cherokee, le confederazioni degli indiani delle pianure, fondamentalmente nascono negli ultimi 300 anni della loro storia proprio sotto l'accelerazione politica diretta e indiretta degli europei. Quindi quello che dice Montebianco è per l'ennesima volta una cazzata. Pazzesco. Cali. Ma secondo diversi studiosi, erano anche una delle poche civiltà che si può propriamente definire matriarcale. La loro religione sosteneva che le donne fossero i guardiani quindi... della società. Erano le donne anziane ad educare i bambini in comune e le donne anziane avevano il potere esclusivo di rimuovere il capo in qualsiasi momento. Il leader non ha il potere opposto, motivo per cui diversi studiosi la considerano un effettivo matriarcato, perché le donne hanno un potere maggiore del potere che hanno i maschi. Tutto. L'eredità passava attraverso la linea femminile. Questo grosso potere femminile è aumentato con il tempo perché, con il diminuire dei maschi, che dovevano andare a cacciare sempre più lontano gli animali, lasciando le donne in casa con influenza e potere sempre più grandi. Infine, erano le donne a decidere a chi affidare la terra, non donare, perché la terra non poteva essere di proprietà, solo affidata. Le stesse femministe americane si ispirarono agli irochesi come modello di emancipazione. Tutte queste cose saranno ovviamente cancellate con il colonialismo. Chiaro. Non è mia intenzione, ripeto, idealizzare gli indigeni. Avevano delle gerarchie, avevano monarchie, avevano schiavi, erano umani, come noi. Non erano né dei nobili innocenti, né dei selvaggi, erano umani. Per certi versi progressisti, per altri invece no. Quindi, cara Ayn Rand, onestamente, vattene a fare in culo. Lo faccio? Oh. Lo faccio. Lo fa. Un gruppo di soldati inglesi... Questo Diego, scusami, questo Riccardo, è quello che fai tu quando dai giudizi sulle altre culture. No, sì. mi sembra molto diverso, scusami, sta roba qua. Allora, Giancarlino Magalli, se non, ancora non hai capito cosa c'entrano i puritani, mi dispiace, vabbè, non hai capito. Però ragazzi, dai, cioè dai. Comunque, posso dire una cosa? Perché adesso, mentre parlava, mi sono fatto un paio di ricerche al volo. Là, a quanto ho capito, poi se ci sono gli esperti di società indios, correggetemi, i Cherokee e gli Iroquois hanno una società matrilineare che non è matriarcale. Matrilineare significa che l'appartenenza al clan o alla famiglia discende per linea materna. Donne comandano. Che di solito è il fratello della mamma, quindi che comanda, poi di solito è quello discorso... Adesso mentre ascolto cerco qualcosa sulla società. Cerco. Si vendica uccidendo 15 coloni. Gli inglesi rispondono bruciando tutto il villaggio e schiavizzando o scacciando i sopravvissuti, donne e bambini inclusi. Questo è il modello che verrà usato in ogni singolo conflitto. Qualcuno fa una cagata da uno dei due lati, i coloni sfruttano l'occasione, sia che loro siano colpevoli o meno, per vendicarsi uccidendo infinitamente più persone e prendendosi tutte le terre come ricompensa. Durante la guerra del 1755, il governatore del Massachusetts offrì ricompense in denaro per gli scalpi dei nativi, anche donne e bambini. Ironico, visto che prendere gli scalpi è una cosa che gli americani credono che siano gli indigeni a fare. Spoiler, non lo facevano. Uno stereotipo razzista questo. Quanto raro se lo facevano. Abbiamo le prove documentate di come diversi membri dell'esercito inglese hanno volutamente infettato i nativi con lenzuoli di persone con il vaiolo, cosa che causerà un numero incalcolabile di morti. I nativi americani subirono il tutto senza punizioni da parte del carnefice, abusi sessuali, torture fisiche, deportazioni continue, la più grave delle quali sicuramente il cammino delle lacrime, obbligandoli a fare un cammino di chilometri e chilometri in cui 4.000 nativi morirono di stenti. Diversi storici hanno evidenziato che l'esercito americano faceva passare queste migrazioni apposta in zone dove c'erano epidemie di colera. È una coincidenza, chiaro, le tutte una coincidenza. Puoi stoppare. Coincidenza è il fatto che la maggior parte degli schiavi...
Allora, io con la mia mente... No, è che il video è talmente informativo. Scusami. Sì. No. Allora, con la mia mente da storico, io ero rimasto agganciato, sai, incontro 1006, nativi americani, Cherokee, inglesi, no? No, ma adesso siamo nel 1600. No, no, no. Negli ultimi tre minuti se n'è andato 200 anni dopo, il Cammino delle Lacrime, 1830, e batte la pesca, sta a parlare dell'esercito americano, è tutto uguale. Quindi colonie inglesi, esercito americano, è un grande mischione. Vabbè, ma è tutto, tutto, cioè, è tutto beh, male, è tutta la dimostrazione che l'uomo bianco occidentale ha fatto delle cose sbagliate, no? Infatti, gli indigeni cioè, sugli indigeni, bianchi la storia bianchi, si divide in giusto e sbagliato. Andiamo avanti. Esatto. I schiavi indiani erano tali per via di rapimenti e non di debito economico. A diverse tribù viene vietato il tornare alle loro loro terre ancestrali. Parlare la loro lingua, vennero convertiti a forza, i loro nomi vennero inglesizzati. Quindi sì, l'America è colpevole di genocidio verso i nativi americani. La definizione di genocidio è l'America? Un atto intenzionale con cui si cerca di distruggere in parte o del tutto, quindi quelli che dicono, beh, sono ancora vivi, quindi non è un genocidio, pure gli ebrei sono ancora vivi, ma è quello pieno di gente che lo dice. Con questo tono. È pullula di gente che dice, no ragazzi, non ammazzate tutti, non è genocidio. Cioè io, molto spesso. L'azione indigena è morta. Dicevo, in parte o del tutto distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. E lo si fa attraverso gli omicidi, i danni fisici, i danni mentali, condizioni di vita pessime, impedirne la riproduzione, separare i figli dai genitori. Ai nativi americani venivano negati i vaccini per il vaiolo a seconda di quanto erano utili agli Stati Uniti. Negli anni 70 i nativi americani subirono sterilizzazioni forzate se si rivolgevano al servizio sanitario. I loro figli venivano separati dalle famiglie, obbligati a frequentare scuole. Il secolo dei coloni? Cioè dei... Il secolo del genocidio. No, scusami, dice il sistema sanitario sarà negli anni 70 del Novecento. Governate spesso da enti protestanti, il cui scopo era fargli dimenticare la loro identità. Ah, ovviamente in queste scuole le violenze fisiche erano obbligatorie, centinaia di bambini sono morti a causa delle pessime condizioni di queste scuole, ma le stime parlano di cifre ancora più grandi. E i genitori, se non consegnavano i figli, perdevano tutto. E sapete che i genitori indiani, pur di non rimanere lontani da loro, si accampavano fuori dai confini rigorosamente recintati delle scuole. Ancora oggi, quando si danno in adozione bambini di origine indigena, si tende a favorire per il quadruplo delle volte genitori bianchi, anche a parità di tutti i fattori economici. Bene. Il numero di leggi, dichiarazioni, in cui espressamente si parla di ripulire, svuotare, eradicare questi popoli e operazioni di genocidio contro i nativi da parte dei coloni e poi da parte degli americani, è semplicemente troppo grande per essere contato. E a differenza del Canada, ancora oggi gli Stati Uniti si rifiutano di scusarsi per il loro genocidio. Ma ne parleremo meglio nelle prossime puntate. Oh. No, ce ne sono ancora di cose da raccontare. Ma torniamo alle streghe, è probabile che il capo di questa confederazione di indiani vedeva i coloni di Plymouth non come alleati, ma come nativi. Siamo tornati nel 1580. I coloni non vedevano i nativi come alleati, bensì come se si fossero arresi al dominio dei coloni. Insomma, entrambi si sono capiti male. Però i nativi si sono oggettivamente comportati meglio. E furono molti altri i puritani che vennero dopo Plymouth a fondare colonie in America. Il governo inglese li lasciò andare anche con piacere, per due motivi. Primo, perché si liberava di oppositori politici. Secondo, perché in America venne scoperto un insetticida molto molto strano, chiamato tabacco. Il tabacco era di grande valore, il governo inglese per incentivarlo rese le colonie dei veri e propri paradisi fiscali che pagavano pochissime tasse e pieni zeppi di schiavi. Purtroppo gli abitanti di Plymouth non ricambiarono la generosità dei nativi. Quando un bianco disse loro che i nativi erano lì per invaderli, gli credettero subito e li sterminarono. Pazzesco, ed è qui che dobbiamo parlare di due grandi tragedie. Da un lato il razzismo, sia verso gli schiavi afroamericani, sia verso i nativi americani. Sì. Dall'altro lato la misoginia della caccia alle streghe. Ecco! Quasi l'80% delle condannate era donne. Fenomeno che, come ogni storico sa, fu quasi interamente di matrice. Vabbè, dai, ogni storico sa più o meno cosa possiamo bere, no? Sì, dai, possiamo bere. Cioè, protestante, e in particolar modo americano, dove si scatenò una vera e propria isteria di massa, in cui ogni problema, carestia, malattia, maltempo, mi fa male la pancia, mi demonetizzano il video, ogni cosa veniva incolpata alle streghe. Soprattutto in quella stagione diverse giovani avevano il corpo che si contorceva. E chi sceglievano come colpevoli? Ovviamente donne ai margini della società.
C'è una donna che sta curando le persone usando delle erbe medicinali che anche i nativi usano per le stesse malattie. Può essere che forse queste erbe contengono enzimi capaci di aiutare l'organismo a guarire da una patologia attraverso il metodo scientifico? E che l'idea di sola fide che mi fa credere che fare cose buone sia inutile e devo soltanto Riccardo, pregare pausa. Sia un errore nato dalla sbagliata traduzione pausa, del Riccardo, tedesco fallo finire fa? Nah, è una strega. Franco, prendi il rogo. Franco però bene, vai. Posso dire è bello la scelta Franco. La scelta di urlare Franco, io avrei scelto un nome più so, James Theodore, cioè scegli un nome da un maschio bianco colono, perché sennò che cos'è Franco? Cos'è in Sardegna? Comunque, detto poi, questo, Riccardo, sì. Tu che hai fatto un bellissimo video sulle streghe qui per Accademia dei Pugni e ne hai parlato in live diverse volte. Sì. Quanti processi per stregoneria ci sono stati dalla metà del XVII secolo nel New England? 7. Sette sono le accusate. Poi ci sono tipo, mi pare, un centinaio di persone indagate, ma mai cose. Tutti i problemi dell'epoca venivano attribuiti alla stregoneria. Allora. Mi immagino veramente questo continente immenso, spazi infiniti, questi coloni che stanno cercando appunto di occupare il territorio, ci hanno come il tabacco, eccetera, eccetera. E hanno in ogni villaggio c'è un problema, una donna che sta male, è stregoneria. Allora, secondo me la roba più seria su questo argomento qua l'ha fatto il nostro amico Eggers su The Witch. Lo dico ogni volta, ma la gente non capisce. Ragazzi, The Witch è il miglior film che sia mai stato fatto sulla stregoneria. È esattamente quel cazzo che succedeva. Era preciso, era uno a uno, a parte gli ultimi 20 minuti. Gli ultimi 20 secondi, scusate. E non ho idea perché abbiamo fatto quella scena lì. Però, se vi interessa la stregoneria nell'America coloniale, The Witch è una mina. Detto questo, come diciamo ogni volta, la stregoneria in Europa era molto diversa da quella americana. Addirittura in Europa era molto diversa tra Nord Europa e Mediterraneo, evidentemente, per una serie di questioni che adesso non stiamo a rivangare. Sicuramente nei paesi protestanti erano molto più liberali nell'ammazzare le persone. Il tratto misogino non mi è ancora ben chiaro, in realtà, perché effettivamente c'è una maggioranza di condannate donne, ma non così schiacciante. L'85% mi sembra un po' una cagata, però non lo so. Io sapevo intorno al 60%, che comunque è tanto, ma non tantissimissimo, diciamo. E niente, andiamo avanti per ora. Attenzione, se confessavi e davi altri colpevoli, catena style, ti liberavano. Ora capite catena perché così tante persone vennero processate. Era facile essere condannati e per essere risparmiati bisognava condannare altri. In breve tempo rivalità tra famiglie, vendette personali divennero motivi per bruciare le persone. Bene. Figuratevi che le accuse erano ridicole. Alcune donne furono processate perché si vestivano di nero, una bambina venne accusata a 4 anni, vennero processati persino 2 cani, sicuramente cattolici e comunisti aggiungerei. Tra le vittime della caccia alle streghe, ironia della sorte, una ragazza cattolica di nome Anne Glover, portata in schiavitù insieme a decine di migliaia di cattolici irlandesi, con la forza sotto Oliver Cromwell nel Nuovo Mondo, venne rivenduta come schiava, si ammalò e venne accusata di essere una strega. Ricordiamo che nel mondo protestante era molto comune l'idea che i cattolici fossero in contatto con Satana, e venne per questo impiccata. Le 3 condanne iniziali di Salem, sapete chi erano? Una ragazza madre, una donna che andava poco in chiesa e una schiava. Quindi misoginia, intolleranza religiosa e razzismo. Sì, direi che i valori fondamentali dell'America ci sono tutti. Oggi sappiamo che la vera causa di quei contorcimenti era il fatto che mangiavano pane creato da una farina infettata da un fungo con effetti allucinogeni, altro che il demonio. Ma sta parlando della segale cornuta, ma è una teoria tra l'altro. Mica lo faranno altre 4 volte contro comunisti, omosessuali, satanisti e transessuali. Figurati, mai farebbero una cosa simile. Domanda: perché è scoppiata la guerra d'indipendenza americana? Tra l'altro, per lui, il liberista. Pausa. Aspetta, per lui non c'è differenza culturalmente fra i coloni puritani del 1640 e gli Stati Uniti del 1950.
chiaro. No, no, è un tratto razziale. Sì, no, ma tra l'altro, hanno i bonus razziali. Hanno, no, ma perché secondo la sua definizione, solo loro, solo gli americani fanno queste cacce sociali. Cioè, i pogrom erano americani che andavano in trasferta in Polonia. No, non è così. Quei pullman, io sapevo, andavano in trasferta in Polonia e facevano. Scusa. Allora, sentiamo perché c'è stata la guerra d'indipendenza, per favore. Perché secondo me lì esplode. Davano la libertà. Da una lettura tutta sua. Devono sopportare che ci fossero alcuni uomini come il re, che fossero messi sopra gli altri, più ricchi degli altri, e potessero mettere una tassa senza che loro potessero avere un ruolo nella decisione. Dice la storia, i padri fondatori erano quasi tutti schiavisti e credevano fermamente nella schiavitù. E avevano servito fedelmente il re per tutta la loro vita. Ovviamente i padri fondatori non amavano una tassa che non potevano rifiutare, in generale non amavano le tasse, ricordiamo che le colonie erano nate come paradiso fiscale, ma il vero motivo per cui venne fatta la rivoluzione fu la razza, come diversi storici evidenziano. Aspettate un attimo, allora, siamo con gli abusi edilizi. Aspetta. Abusi edilizi, paradisi fiscali, rivoluzioni adesso... contro il re... Mi sembra... Ma seriamente e chiaramente può... l'America... Ma si può parlare di storia in questo modo qua? Nel senso, cioè... Vita. È proprio gretto, ovviamente i padri fondatori non amavano una tassa che non potevano rifiutare. In generale non amavano le tasse. Ricordiamo che le colonie erano nate come paradiso fiscale. Chiaro. Ma il vero motivo per cui venne fatta la rivoluzione fu la razza, come diversi storici evidenziarono. Che razza? Ma intende, era la razza, il pesce. L'impero stava gradualmente abolendo la schiavitù e le 13 colonie vivevano di schiavitù. L'impero britannico era basato sulla filosofia legale basata sui precedenti. Ogni... il motivo allora, è lo schiavismo. Allora, Mardegan, sì, va bene, buonanotte. Mm. E Morte Bianca fa il mischione della vita, che secondo me non fa neanche un ragazzino. Prende lo schiavismo e lo sostituisce con razzismo. Ora, per quanto a un essere di pauche vedute le cose possono sembrare la stessa cosa, non sono la stessa cosa. Chiaramente, per attuare lo schiavismo, uno degli elementi è il razzismo, ma non è assolutamente un elemento determinante, nel senso che abbiamo visto che nella storia ci sono stati centinaia di casi in cui ci sono stati gli schiavi e siamo stati in assenza di razzismo, semplicemente perché non serve che tu giudichi un uomo di razza inferiore per averlo di tua proprietà, semplicemente puoi avere un concetto di proprietà che va anche sul valore fisico e quindi quell'uomo è mio. Vai, Marco. Diego, ma scusa, è come dire panini e tavoli. Cioè, il panino può stare sul tavolo, non è che le due cose sono per forza collegate. Cioè, esatto, il razzismo è un modo di definire una supremazia razziale. Lo schiavismo è la pratica di impiegare un altro uomo come schiavo, a prescindere dalla razza. Allora, Leonardo, apro e chiudo parentesi, importantissimo. Se studiate la bellissima e stupenda storia del razzismo contemporaneo, scoprite una cosa bellissima, che... contemporaneamente alla fine delle schiavitù nasceva lo studio scientifico per l'epoca del razzismo e soprattutto i principali paesi promotori delle abolizioni della schiavitù, che chiaramente erano Inghilterra, Francia e poi anche Olanda, Belgio, furono anche i paesi con il fiorire dei primi grandi scienziati razzisti. Perché incredibilmente le cose vanno di pari passo, perché se noi quelli li consideriamo degli esseri inferiori attraverso il razzismo scientifico, proprio perché siamo dei grandi civilizzatori come nell'Ottocento si reputavano, non dobbiamo schiavizzarli ma al massimo educarli. Perché sostituiamo un rapporto di potere a un rapporto di superiorità genetica. Assolutamente. Perché allora, ragazzi... è questo, cioè se tu prendi anche la schiavitù nel mondo antico, è il rapporto di potere. Io non mi considero superiore a te perché io sono bianco e tu sei nero, semplicemente io ti ho conquistato, ho diritto di fare, ti ho conquistato, nel senso ho conquistato la tua vita e quindi mi appartiene di diritto. Nel momento in cui viene a mancare la giustificazione della schiavitù dal punto di vista del rapporto di potere, è chiaro che
per avere un senso di superiorità devi basarti su altro, in questo caso la pigmentazione, quindi la razza, la genetica. Grazie a te la linea, Riccardo. No, dicevo, allora, riassumendo, le tappe che abbiamo passato sono state la skin razziale dei normanni, fondazione degli United States, protestanti, nativi americani, streghe e adesso siamo a rivoluzione. Tanto per chi si fosse collegato adesso, mi sembra molto chiaro. Ecco. Sentenza di un giudice è qualcosa su cui i giudici futuri possono appigliarsi, il che significa che se anche un solo giudice reputa la schiavitù sbagliata, giudici successivi, richiamandosi a quel verdetto, potranno fare lo stesso e a cascata si arriva a rendere la schiavitù illegale. Sicuro. Ma vale anche il processo contrario, allora? No, vedi che non capisci un cazzo. Scusami. Marco, no. Se questo è lo stato di diritto, basta che io lo dica che la schiavitù è giusta, raga, è fatta. Marco, si vede che tu non sei un esperto di common law, perché in realtà c'è il principio che il principio di morte bianca è: lui tira fuori uno che verosimilmente non ha mai detto questa cosa che lui sostiene che questa persona abbia detto, e lui la confuta e ha vinto. È quello. Ok. Dichiarò la schiavitù odiosa in una sentenza definitiva, e i padri fondatori capirono che capiscono. Gli schiavi. Quella della tassa fu solo una scusa, non solo. Gli indigeni americani erano uno dei motivi per cui i coloni si rivoltavano. I francesi, quando iniziarono a colonizzare il Nord America, trattarono i nativi molto meglio degli inglesi, motivo per cui durante la guerra dei sette anni gli irochesi aiutarono la Francia. E qui un giovane George Washington, per vendicarsi, ordinò, cito, la totale distruzione e devastazione, distruggendo villaggi e rapendo donne. Madonna, sto qua. Ha detto proprio, George Washington era lì al consiglio di guerra, ha detto, ragazzi, irochesi e francesi insieme, quali sono gli obiettivi? Allora dobbiamo muovere tutti. No, non mi fa niente. Totale distruzione e devastazione. Cioè, ma di cosa, si legge... signor Washington? Se si legge i despacci che si mandavano i governatori... Totale distruzione e devastazione. Totale distruzione e devastazione. Messico, gli vengono i capelli bianchi. Avete idea che cosa cazzo scrivono, allora, sulle pasce? Qua Morte Bianca fa il primo errore. Devo andare in bagno, però. No, beh, no, ma ti perdi sta cosa, Rick, è grave. Ti ascolto, però c'ho cuffie. Ma anche lui c'ha le cuffie. Noi sentiamo tutto. Lui vive nel 3000. Allora qui Morte Bianca fa il primo errore materiale, proprio, ma grosso. Sì, no, perché prima ha scherzato. No, questo è grosso. Allora, qui probabilmente ha tradotto male un articolo da Wikipedia, ci ha capito più un cazzo. Allora, lui confonde tre momenti. È vero che la guerra dei sette anni, quando venne combattuta in America, venne combattuta per la maggior parte da truppe indiane, sia dal lato francese sia dal lato inglese, e questo è un dato e ce lo teniamo. Dato 2, è vero quello che dice Morte Bianca, ovvero che gli indiani, soprattutto negli ultimi anni del Settecento, avevano un rapporto migliore con i francesi, semplicemente per il fatto che i francesi avevano una profondità coloniale, nel senso che erano delle colonie molto più vicino alla costa, non andavano nell'entroterra, ma in realtà studi neanche abbastanza lontani hanno dimostrato che gli indiani avevano un ottimo rapporto con gli inglesi, per un motivo, e soprattutto gli irochesi, per un motivo, e gli scirochi, per un motivo semplicissimo. Perché gli inglesi anche non avevano nessuna volontà di andare nell'entroterra dell'Inghilterra, gli bastavano tranquillamente tutte le coste, e quindi gli indiani erano felicissimi. Ora, l'errore marchiano di ma grosso è che lui confonde George Washington prima della guerra della rivoluzione americana e dopo. L'evento che racconta è vero, ma avviene alla fine della guerra della Revolutionary War, della rivoluzione americana, quando, battuti gli inglesi, lui dà mandato a un famosissimo generale americano, non mi viene il nome, di fare una campagna terribile, e ora Marco probabilmente si gaserà per questa cosa, perché uno degli ordini, questo è vero, uno degli ordini con cui George Washington chiede, cioè ordina a questo generale di fare questa spedizione, è una lettera muta dove dice: caro generale, legga questa pagina e capirà cosa deve fare. E questa pagina era
una pagina del De Bello Gallico di Cesare, dove Cesare distrugge le tribù di non mi ricordo quale posto in Gallia. Io mi immagino il generale a cui arriva la pagina del De Bello Gallico dove c'è scritto Gallia est omnis divisa in parte stasi. Ma che cazzo è sta roba? Ma consiglio, voglio sapere il reggimento dove cazzo lo mandi. Ora, però ragazzi, è importante che non fate confusione. Tutto questo accade dopo la guerra, la rivoluzione americana, proprio perché molte tribù inglesi e molte tribù del Nord America si erano schierate con gli inglesi, addirittura mandarono una delegazione al re d'Inghilterra per dire guardate che noi stiamo facendo la guerra per voi, bla bla bla. Che è letteralmente la trama di Pocahontas, tra l'altro. No, che è letteralmente la trama di Manituana, stupendo romanzo dei Wood. Parla esattamente di questo. C'è Pocahontas che va in Inghilterra, non era per quello? No, è accaduto 200 anni prima. Vabbè, ma sempre indiani, cioè io sto solo nella cronologia, è nella cronologia di Morte Bianca. Vabbè, guardate, io ho 7 minuti di autonomia. Che ci vuole? Signore, questo è il padre fondatore, il migliore di tutti. Chiunque lo difenda nei commenti gli bannano pure la nonna. Ma come? Migliaia di indigeni scapparono in Canada inglese. Ora, a guerra dei sette anni finita, il governo inglese ottenne alcune cose. Ottenne territori francesi pieni di cattolici, a cui concesse diritti. Cosa che fece imbestialire i coloni, ricordiamolo, i nipoti dei puritani di Salem, anticattolici. Non solo, i britannici dovettero mettersi in relazione con questi indigeni e così concessero loro di vivere nelle terre di confino. Questo significa che gli inglesi avevano appena limitato l'espansione delle colonie per aiutare degli indiani. Io non ho capito, non ha capito un cazzo. I puritani come strillarono istericamente. Infine, come la guerra, ricordiamolo, è scoppiata per volere dei coloni, la corona inglese intendeva far ripagare a loro con quella tassa. Scusami, le spese puoi di stoppare guerra. Perché quindi, no, cioè, ti rendi conto che lui è rimasto agganciato alla sua idea, quindi crede che la rivoluzione americana l'abbiano fatti i razzisti puritani quando l'hanno fatta una manica di atei ultraliberali. Vabbè, cioè, voglio dire, Benjamin Franklin puritano. Benjamin Franklin puritano. Vi dice, gli Stati Uniti si sono ribellati per la democrazia e per la libertà, ora potete fargli una bella lezione di storia e spiegargli che la cosa è molto più complicata. Sì. E diversi nativi americani, durante la guerra d'indipendenza, si schierarono con gli inglesi proprio perché sapevano che se avessero vinto i coloni, per loro era finita. Infatti i coloni iniziarono il Boston Tea Party, proprio vestiti da indiani d'America. Quindi la prima blackface, anzi redface della storia. Iniziamo benissimo. Io non so. La prima black face è il Boston Tea Party. È il red, è la red face in realtà, perché sai, non, nel senso che non. Allora arriviamo a. Gli do gli altri 18 secondi. Benissimo, proprio con i migliori auspici stiamo iniziando. Ora, immediatamente la Francia aiutò le 13 colonie, cosa che la manderà in bancarotta, mettendo i semi per la rivoluzione francese. E così le 13 colonie riuscirono a separarsi. E arriva quindi, il aspetta. La Francia aiuta i coloni, va in bancarotta e questo mette i semi della rivoluzione francese. Ok. Quindi va tutto bene, nel senso, quindi è ok, cioè, giusto? Cioè, Maria Antonietta disse dategli delle brioche perché sapeva che era arrivato il caffè dalle Indie, per cui chiaramente detto cosa fai? A colazione caffè brioche, no? Che è la fonte di quasi tutti i problemi dell'America moderna. Ora, gli Stati Uniti non erano uniti ancora, ma erano d'accordo su una cosa: basta re. E così, ispirandosi alla rivoluzione inglese, al Commonwealth polacco-lituano, che era una monarchia però era elettiva, alle Province Unite, alla Svizzera, alle Repubbliche Marinare, alla Repubblica Romana e ad Atene, decisero di optare per una repubblica. Quindi no. Altro falso mito. Gli Stati Uniti sono la prima democrazia. Riccardo, non è vero. Pausa. Ma chi l'ha detto mai che gli Stati Uniti sono la prima democrazia? Ma se me lo dicono, sono ispirati a tutti questi, sono ispirati ad Atene, va bene, per tutti i riferimenti, ok? E non alla società Cherokee che aveva costituzione e parlamenti. Allora, sarò sincero con voi. All'università a Pescara hai detto quante volte. Dillo, fai a me. Quante volte hai detto l'America è la prima democrazia nella storia? L'ho detto 16 volte.
Benissimo. Non è possibile. Anche io avrei detto, secondo me, più di 14 comunque. Sì, ma il meno di 18. Il capo di Stato venne eletto e il suo mandato non dura tutta la vita. Venne proposto di rendere Washington re, ma non si andò da nessuna parte. E chi poteva votare, stando i padri fondatori? Anzitutto, non le donne. I padri fondatori votarono con le unghie e con i denti. Quindi far votare le donne fosse non solo illegale, ma che rimanesse illegale per generazioni. Nonostante avessero ad esempio dei Cherokee lì, che insomma... Cioè, praticamente Washington è lì con Franklin, dicono allora, dobbiamo fare una roba però, devi promettermela. E Franklin tutto serio gli fa, sì. Dobbiamo impedire alle donne di votare almeno finché non si rendano conto che è giusto. Fa ridere perché abbiamo fondato Accademia di Punite, è andata così. Promettetemi, ragazzi, che le donne non voteranno almeno finché non si renderà conto che siamo noi cattivi, perché questo è il non detto. Il dice che per generazioni, per far sì che in generazioni non si potesse votare. No. Che poi giustamente è difficile votare mentre sei a rogo, giustamente. I fondatori erano fatti così. In secundis, i poveri. Dovevi essere proprietario terriero per votare. Incredibile. In terzo luogo, gli afro-americani. I padri fondatori erano quasi tutti padroni di schiavi. E pochi che non lo erano quasi tutti razzisti in ogni caso. Quindi la schiavitù era un valore... Tipo io mi immagino... Era il mindset. Io tipo guardo al congresso, no? Tutti quanti che arriva sto... modesto proprietario terriero che comunque riesce a farsi eleggere e lo guardano quelli lì non ha gli schiavi e lui va lì e dice sì, ma anche io odio gli indigeni. Vabbè. Che cazzo per fortuna che in Europa in quel momento non era così, che le donne potevano votare e in Europa già... top, ragazzi, cioè in Europa si vola puoi mettere chiaro. C'è un problema. Il conflitto tra grossi stati e piccoli stati iniziò ben presto a cambiare e divenne il conflitto tra stati con pochi schiavi e con molti schiavi. Diversi padri fondatori, pur essendo schiavisti, si vergognavano di questa orribile pratica e quindi teorizzarono che un giorno magari la schiavitù sarebbe finita. Solo non adesso, bro, promesso, bro, la prossima settimana, bro. E quindi i paesi più ostili alla schiavitù, quelli del nord, avevano meno schiavi. I paesi del sud avevano molti più schiavi, ma c'è un problema. Sì. I paesi del sud erano anche meno popolati. Quindi si vede che era un problema. Che sta schiacciando 100 anni di storia americana? Così vabbè. Ma questo qua dove siamo? Siamo dopo l'indipendenza. Perché lui dice l'indipendenza, cioè la immagino che con l'indipendenza, ragazzi, immagino intenda la Costituzione. Poi sì. Parla di padri fondatori. Altri 5 minuti. Siamo nel 1760. I vostri schiavi? 80. 1776, no? Sì. 1776-80. Quello. Sì. La guerra di secessione è 1865. Sì. 6-3. 100 anni dopo. Che adesso tutto... La facciamo dopo, però tutto... è stata un po' lunga la cosa. Ti serve per dopo. È tutta questa cosa che ci serve per tu. Rappresentanti al congresso. Gli schiavi. E così si giunse ad un compromesso nel 1787. Ogni schiavo conta come 3/5 di un bianco. Questo è il primo di una lunga serie di trucchetti legali che incasineranno il sistema giuridico e politico americano, con cui l'America dice sì, anche se tu vivi qui, non conti niente, altri devono decidere per te. Gli schiavi, pur essendo schiavi, stavano regalando voti ai loro padroni già solo esistendo, voti usati per tenere in vita la schiavitù. Quindi quando un liberale vi dice... Certo, perché il sistema inglese con i Rottenborough non funzionava così uguale, preciso. No, scusate. Gli Stati Uniti sono nati per dare rappresentanza. Poi posso dire una roba? Posso dire? No, so che stai per dire. Ah, boh, non dico niente allora. Però comunque non dico niente. Ricordategli del compromesso dei 3/5, con cui la rappresentanza venne letteralmente rubata. Aspetta un attimo. Lei vi dice... esistendo, voti usati per tenere in vita la schiavitù. Quindi quando un liberale vi dice... No, scusate, c'è il commento del secolo. Aspetta, voti ai loro padroni già solo esistendo, voti usati per tenere in vita la schiavitù. Quando un liberale vi dice gli Stati Uniti sono nati per dare rappresentanza, ricordategli del compromesso. Ok, adesso voi quante volte vi succede di
trovare un liberale, sì, scusate, impossibile, va bene. A me ogni mattina almeno due volte, perché cioè entro a scuola mi saluta il collaboratore e fa pezzo. Pensavo America, ogni mattina, perché quando piscio mi guardo allo specchio. America rappresentanza, bro. Cioè, quando un liberale ti dei dice... tre quinti con cui sì. La rappresentanza venne letteralmente rubata, certo. Ora erano già divisi in due blocchi, il blocco dei grossi stati e il blocco dei piccoli stati. Riccardo, rispondetemi, ai neri, agli schiavi, perché valevano meno come rappresentanza, no, perché è tipo il terzo stato, il primo stato, no? È praticamente tu fai conto che hai, oddio, lasco i tre quinti, però è difficile. Perché tu l'equivalente dei neri, che non possono evidentemente votare, lo convertivano in voti e tu possedevi quei voti lì. Capito come? Vabbè, poi te lo spiego con un esempio dei cavalieri di Norgard, grazie. Capisci al volo. Grazie. E questi due gruppi erano divisi su chi elegge il presidente. Gli stati piccoli volevano che fosse il congresso, dove loro avevano maggiore peso, perché una delle due camere è basata sul numero degli stati e non sulla popolazione degli stati, e dove i deputati hanno un limite d'età e un mandato più lungo. Questa è la cosiddetta camera alta, quella meno democratica. I grossi stati volevano che invece fosse eletto democraticamente dal popolo, che in larga parte vive nei grossi stati. Alla fine si giunse al più brutto conto. Ma perché il Senato doveva essere la meno democratica? Secondo me è quella più democratica, perché ogni stato conta uno. Cioè, proprio il contrario, semmai. Scusa, ma quali sono? Signori, ho degradato. Io ho 60 spettatori, me ne vado. Io me ne vado. Dove te ne vai? Dove te ne vai? No, dai, me ne vado. Diego, rispondi solo a questa domanda. Quali sono i grossi stati? Pezzo. Cioè, sono quelli del nord o del sud? Allora, quelli del evidentemente nord... tu no. Non capisci la perché, che io ricordi, ma magari mi sbaglio, chiedo ai nostri amici della chat, quelli del sud sono i più grandi come stati, no? Però lui parla di quelli grossi di popolazione, Cione. Che hanno tanta popolazione. New York top, Virginia. Cioè, adesso perché ha fatto il master a New York, chiaramente doveva dircelo di nuovo. Vabbè. È chiaro. È come se dicessi, no, perché tra gli stati grandi per popolazione c'è Barcellona, capito? Se la buttavo lì perché sto a Barcellona. Ma allora va detto che allora va detto no. Prossima volta che vi dicono comunque comunque non è vero che la guerra Washington l'ha vinta perché avevano delle scarpe con la suola di gomma, ecco. Prossima volta dicono una roba del genere, voi potete aprire questo video e dimostrargli che all'epoca la rappresentanza dei liberali, che vi dicono che era stata rubata ai neri per tre quinti, in realtà era dei puritani. Così ho sintetizzato tutto quello che abbiamo imparato. Allora, promettiamo che lo finiamo. Non credo di essere in grado. No. Io scappo, però negli ultimi minuti almeno dite dove andrà a finire Moderato nei prossimi mesi. Signori, io sono in partenza per il Pakistan. Parto dopodomani, minchia. Parto venerdì, così lo sembra più lontano. E non so se avrete mie notizie, dove siete la camera qua. Non so se avrete mie notizie, perché non sono ancora chiari i mezzi di comunicazione, né dove starò. Madonna, so solo che torno... Sa solo che torno il 21 dicembre, se torno. La mia assicurazione copre fino a 10.000 euro per rapimenti, per cui se mi rapiscono, ragazzi, abbonatevi al canale, seguiteci su tutti i nostri... Allora, di tutte le volte del cazzo che l'abbiamo detto, questa volta è la più vicino, è la più vicino. Che posso... Madonna, non possiamo dire dove va, no, però la regione puoi dire dove va. Sì, vado nella provincia del Sindh, che è una delle quattro province, no, del Pakistan, che è quella della parte finale del fiume Indo, e vado a scavare un sito dell'età del bronzo del periodo harappano. Harappa, questa enorme civiltà dell'età del bronzo, che sono tipo come gli egizi e sumeri, sono le grandi civiltà dei fiumi che si sviluppano a cavallo del quarto millennio avanti Cristo. Così. Scusate, se faccio queste cose. Signori, cercherò di raccontarvelo magari con qualche reel, qualche cosa leggera, ma temo che la connessione sarà... I famosi reel di Moderato, mi viene da ridere da solo quando ci penso. Quello su Pompei è già fatto. È fatto, signori, è già lì. Io vi saluto,
Salutiamo tutti. Buonanotte. Facciamo vedere un'ultima volta la sigla e poi andiamo via. Va bene. Perché la gente non l'ha vista. Mettila su e poi chiudiamo. Signori, buonanotte a tutti. Questa è la nostra sigla. Al termine della sigla si chiude. Ciao.